io di strizo prenderò alla larga così da pomeriggio la tendenza <ride> è un po è dura. Intervenire adesso è più è più impegnativo. È più impegnativo, sì sì. <ride> facciamo al massimo 5 minuti accademici non fare il quarto d'ora sì, perché... sì. visto che il pomeriggio ah, no, è già beh, non credo che se... mm, secondo me il pomeriggio è un po' più quarto d'ora no trova no, facciamo 5 sì, minuti sì. anche perché sennò spas... sì, sì. Si. Sì, poi abbiamo in aggiunta ci sarà Derita che visto che non ha salutato stamattina ah, okay, farà, farà l'intervento conclusivo sto pomeriggio quindi abbiamo un pezzetto in più allora non arrivare troppo lunghi tanto voi più o meno eh, più il suo intervento più o meno quanto, cioè, quanto io... Ah, perfetto sì. ma in teoria sì, 20, 25 va bene in questo caso io sono sì, un moderatore sobrio sto molto ci sono

Adesso solo condividiamo. Ah ok. Ok. okay. So, Devi parlare un... Adesso... No, no. no, no. Mangi, Beh, sì, sì. Sì. E Quindi abbiamo... Le forse le... vuoi iniziare a fare tu le... e io mezz'ora. Esatto.

Va bene, se no io un attimino ok. Buongiorno allora, per premiare i presenti e anche per chi eh, insomma, sfida l'aspetto post-prandiale inevitabilmente presente in questo momento. Eh, iniziamo, con, insomma, non fa, facciamo due minuti accademici, non di più, quindi iniziamo, diamo già il via a questo pomeriggio. Eh, questo pomeriggio eh, per chi era presente già al mattino, di, questo pomeriggio è dedicato alla figura di, di Olivetti, diciamo che il, mattino, il pomeriggio va una allure, possiamo dire diversa. Uh, al mattino ci si è concentrati molto sul, sul tema del piano regolatore il progetto livetti nel pomeriggio verranno trattate uh, delle tematiche un po', diciamo che il filo rosso del pomeriggio possiamo un po' definirlo così avremo uh, Giuseppe Ilieri il professor Giuseppe Ilieri uh, dell che insegna storia contemporanea presso l'università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale che eh, ci, parlerà, ci parlerà un po' del movimento comunità quindi andremo a vedere un pezzo di storia di olivetti non tutt'altro po poco nota eh, questa avventura con questo movimento politico in anni molto particolari come gli anni 60 eh, periodo a cui il professore ha appunto dedicato anche una pubblicazione quindi approfondiremo meglio questo invece con voi con marco peroni ehm, vedremo Uh, vedremo il mondo, il rapporto tra Ivrea e Aosta. Sarà un rapporto che vedremo un po' più attraverso i luoghi. Uh, del resto uh, adesso forse un po' meno, ma nel passato, uh, molti, molti valdostani hanno condiviso anche l'esperienza uh, col mondo Olivetti, penso anche semplicemente uh, mi, anche mio papà, uno dei ricordi che ho, che la, lavorava proprio all'Olivetti, ha lavorato proprio negli ultimi anni. Eh, quando, nei, anzi, nei primi anni di Roberto Olivetti, quando ormai la figura di Adriano eh, era appena mancata e si stava stemperando, quindi un Olivetti che cambiava, però ho ancora il ricordo di questa strana fabbrica che aveva una biblioteca al suo interno, che era una cosa un po' particolare. Quindi avremo questo, questo approccio. Infine, eh, la professoressa Anne-Marie Grenet, che è professore emerito eh, di storia contemporanea all'Università di Grenoble, ci offrirà, e questo molto nello spirito livettiano, uno sguardo sul futuro. In particolare, il tema sarà le comunità de montagne face aux enjeux du XXe siècle. Eh, sarà un approccio un po' con uno sguardo sul futuro. Poi magari dirò ancora quando poi la, la presenterò nuovamente aggiungerò un altro piccolo elemento. Però per ora darei la parola al professor Giuseppe, Giuseppe ieri. L'intervento che ci presenta è il movimento Comunità. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, grazie di essere ritornati. E a me l'ingrato compito di aprire il panel pomeridiano, che, come detto, in, eh, in apertura è effettivamente un po' delicato. Eh, voglio però ringraziare innanzitutto le due fondazioni che hanno organizzato questo evento: la Fondazione Chanot e hm, la Fondazione Adriano Olivetti, eh, con la quale oramai collaboro da da molto tempo, in particolare grazie a Beniamino De Rigori Carino e vorrei ringraziare anche il professor Celi eh, che mi ha, eh, mi ha coinvolto in questo veramente ottimo convegno relativamente al, alla parte, al panel della, della mattinata che ha dato degli spunti interessanti che cercherò anche di, di inserire all'interno della, eh, della relazione. Proverò a parlare di movimento comunità. Eh, parlare di movimento comunità in qualche modo significa analizzare una pagina di storia marginale, lo, si diceva, lo diceva il nostro, il nostro moderatore eh, egregiamente, eh, il movimento comunità fu sicuramente un movimento politico, partito anche politico, vedremo questo passaggio significativo, eh, marginale all'interno della del sistema politico italiano del secondo dopoguerra. Eh, anche non conosciuto, anche questo è stato detto, un movimento poco conosciuto. Eh, la, non, la marginalità sulla quale però mi vorrei soffermare è eh, quella che rischiava di avere il movimento comunità all'interno del reticolato che in qualche modo negli ultimi anni sta cercando in qualche modo di costruire, di ricostruire quel concetto di identità olivettiana. Io inizierei eh, a, a parlare di questo, eh, di questo elemento, dell'identità olivettiana intesa come elemento univoco, ehm, riconoscibile pienamente eh, e caratterizzato appunto da alcuni elementi che proveremo eh, ad individuare durante questo panel eh, pomeridiano. Uno fra questi è sicuramente quello dell'azione politica intrapresa da Olivetti, che diciamo a dire il vero in qualche modo è esemplificativo, dal mio punto di vista chiaramente, eh, di quanto questa identità olivettiana sia eh, ancora oggi un elemento eh, meritevole di eventi, eh, di eventi come questo. Ed in effetti, proprio vorrei incentrare questa relazione del pomeriggio proprio sulla ricerca di due elementi. Che in qualche modo, grazie all'azione del movimento comunitario, riescono ad essere cristallizzati all'interno del concetto di identità eh, olivettiana identità comunitaria, in senso, in senso più ampio, per la definizione appunto di questo, di questo reticolato. E, e quindi il merito più grande dell'azione di scavo archivistico resa possibile anche dalla fondazione, dalla fondazione Olivetti, che ha messo a disposizione gli archivi presso i quali ho avuto il, il privilegio di poter, di poter consultare documenti di prima mano è forse proprio questo il merito non solo di dare eh, una eh, nuova linfa ad un pezzo di storia olivettiana marginalizzato e poco noto eh, forse tra i meno noti della vicenda olivettiana eh, chiaramente nel contesto territoriale geografico in cui ci troviamo è, è sicuramente più facile avere menzione di dell'epopea politica di Olivetti ma al di fuori di questo territorio è, mi sono ritrovato in diversi consessi a avere un uditorio che non aveva conoscenza dell'esperienza politica eh, di Olivetti e quindi il, la grande azione di recupero è stata questa dare da un lato riconoscibilità ad una storia che era quasi del tutto eh, sconosciuta e poi poter cristallizzare in qualche modo il concetto di identità dove comincia questa storia? Io utilizzo, eh, lo utilizzerò anche oggi, un metodo che diciamo, gli storici, quelli, eh, i nostri padri, i nostri maestri storici, eh, in qualche modo potrebbero eh, accusarmi di, eh, di utilizzare un metodo di rituale, ed effettivamente lo è, e, e parto dalla fine. Non si dovrebbe fare una ricostruzione storica, però sono contento che stamattina il professor Cieli sia partito anche egli dalla fine, quindi non mi sento isolato. E, e parto dalla fine, da quello che secondo me uno, meglio, sono alcuni elementi tangibili che quell'ascito di quella vicenda politica, sociale e culturale ha in qualche modo demandato a noi che viviamo... Il nostro tempo, il tempo presente, e in qualche modo Ivrea, sul qua, sulla quale non mi fermerò, non mi soffermerò perché c'è eh, l'intervento successivo che dedicherà ampio spazio. Ivrea che viene inserita nel patrimonio dell'UNESCO, e in particolar modo mi soffermo su una cosa che questa mattina nel, nell'ampio dibattito non è eh, emersa: Matera che diventa capitale europea della cultura. Nel 2019. Eh, L'epopea di Matera, la vicenda di Matera è esemplificativa dell'azione del movimento comunità. Perché? Perché in quella che fu, che era considerata una città reietta, proprio queste erano alcune etichette che venivano attribuite a quel contesto geografico, una città che eh, viveva in condizioni malsane, una città che aveva un tasso di analfabetizzazione tra i più elevati in Italia. In qualche modo, nel intenso periodo che fu quello della ricostruzione italiana, diventa eh, obiettivo di ricostruzione da parte del progetto Fanfani, del, del, piano, del piano Fanfani, dell'URRA, del, del progetto L'Errurra, ma anche del Movimento Comunità. Perché? Perché il villaggio La Martella, che è uno eh, dei, dei primi progetti di ricostruzione, Abitativa che dà la possibilità agli abitanti dei sassi di Matera che vivevano all'interno di quelle eh, abitazioni insieme agli animali. E qui questa mattina è, è il primo elemento di contaminazione su uno degli interventi che c'è stato nel panel di questa mattina perché mi ha, mi ha colpito veramente sentire. Eh, adesso non ricordo in, in quale degli interventi, forse in quello dedicato alla montagna, di come anche in questa valle. Eh, si era riscontrata questa, eh, questa caratteristica dei contadini che vivevano nello stesso luogo, di come era stata cristallizzata sempre da, dalla vicenda dall'analisi olivettiana questo, questo elemento, dei contadini che vivevano nello stesso luogo con eh, i, propri, i propri animali e Matera è esemplificativa altrettanto di come si riesca finalmente negli anni 50 del Novecento, a dare la possibilità, un'abitazione in un borgo rurale che fu appunto quello della Martella, eh, costruito, voluto da Adriano Rivetti, costruito da, da diciamo, un team di architetti, oggi si direbbe così, alla cui guida eh, vi fu Ludovico Quaroni, e, mh, che fu il primo elemento, il primo elemento di quella lunga storia, di quel lungo percorso di valorizzazione che avrebbe condotto poi alla riconoscibilità dei sassi. Come elemento culturale e turistico, e all'approdo di Matera, addirittura a Capitale Europea della Cultura, da quel contesto così, eh, così depresso socialmente e anche economicamente a Capitale Europea della Cultura. Cosa c'entra il movimento comunità? Il Movimento Comunità, che non fu una storia esclusivamente del canavese o diciamo, del, dell'area eh, piemontese, il Movimento Comunità aveva un avamposto molto rilevante a Matera, aveva un centro comunitario a Matera, che si occupò, grazie al lavoro di eh, Luigi Albino Sacco, due fratelli che erano iscritti al Movimento Comunità, si occupò di raccontare quel progetto, di raccontare il burocratese del progetto. Eh, del piano Fanfani e dell'urra alla comunità di riferimento quindi parlando il loro dialetto raccontando nel loro modo di percepire quello che eh, in qualche modo sarebbe stato realizzato il movimento comunità fu l'anello di mediazione tra la pubblica amministrazione e la comunità di riferimento, e anche questo è uno degli elementi che è emerso questa mattina nell'analisi dello studio livettiano sul, sul piano regolatore, quindi questi tre livelli necessari per realizzare un, pro, un progetto eh, comunitario. E da, da questo eh, da quest elemento si può comprendere come ehm, la chiave di lettura dell'identità olivettiana possa avere due eh, grandi filoni, che proverò in qualche modo... A individuare in questa, eh, durante questa relazione. Il primo filone è quello della lungimiranza, quello del saper vedere oltre il tempo del presente e ben oltre anche diciamo, i mandati politici abituali, quindi i lustri dei mandati politici abituali. E l'altro elemento grande è quello della connessione, della capacità di, eh, di connettere. E mh, questa vicenda, ora riprendo quella che è l'approccio la, uh, storico, classico, ha un inizio ben preciso in realtà, ed è proprio in quella fase che illustrava il, il moderatore in apertura, una fase complessa, critica, in cui il paese, eh, l'Italia, si trova da un lato a dover eh, in qualche modo chiudere, a dover eh, arginare le ferite lasciate. Dal secondo conflitto mondiale e furono ferite molto profonde. E a dover fare i conti con un avvilimento della democrazia che eh, durante il ventennio fascista aveva comunque lasciato degli effetti all'interno delle strutture istituzionali eh, e sociali e anche culturali del, del Paese. In questo contesto, Adriano Rivetti inizia ad immaginare uno schema di ricostruzione dello Stato italiano, uno schema istituzionale di ricostruzione dello Stato italiano che codifica nell'ordine politico delle comunità, che è la sua principale eh, pubblicazione, che immagina uno Stato repubblicano federale come proposta di nuovo modello su cui imperniare, imperniare l'Italia. E eh, lo, lo fa durante l'esilio in Svizzera, eh, che a partire dal 1943 lo vedrà... Eh, diciamo rifuggire da quella fase un po ehm, caotica che è il passaggio dal 25 luglio all'8 settembre in Italia, quel, quell'intermezzo in cui è difficile avere dei punti di riferimento ben precisi. Eh, Olivetti inizierà il suo esilio in Svizzera e proprio con l'ordine politico delle comunità e con l'esilio svizzero inizia quella contaminazione, quella connessione con il territorio in cui ci troviamo, con la Valle d'Aosta connessione politica ovviamente, eh, perché le connessioni di altro tipo le abbiamo analizzate ampiamente questa mattina, il piano regolatore, eh, il, si è ribadito più volte la, il, i lavoratori eh, dell'indotto della Olivetti, delle aziende Olivetti che comunque provenivano anche da questo territorio. La prima forma di connessione politica si ha durante quel, eh, quel frangente e l'ordine politico delle comunità viene in qualche modo divulgato agli intellettuali del tempo e tra questi intellettuali c'è anche uno dei più importanti eh, credo uomini di cultura e uomini politici eh, di, di questo territorio che è Severino Caveri che è tra i primi a leggere la proposta politica olivettiana e, dato importante insieme ad Olivetti eh, darà forma ad un primo documento fondamentale per l'autonomia, per il federalismo e anche per la visione europeista, che è la carta di Chivasso. Nel dicembre del 43, eh, su impulso di Olivetti, Caveri e anche Emile Cheneux, eh, c'è cioè la, la, la condivisione di, di questo documento che rappresenta, insieme poi alla successiva... Eh, successivo manifesto di Ventotene, uno tra i pilastri della costruzione del federalismo, dell'ottica federalista europea che tanto caratterizzerà i, i decenni successivi. E, e quindi abbiamo eh, questa intersezione con il territorio che arriverà, poi partendo da quel momento, arriverà ad una conclusione eh, in attesa proprio alla fine dell'esperienza, verso la fine dell'esperienza del, del, eh, del movimento comunità. Formalizzata dunque l'idea dell'ordine politico delle comunità, in qualche modo Olivetti, terminato il conflitto, tenta di incastonare questa proposta con il sistema politico del tempo, sistema politico eh, democratico che si era nel frattempo ricostituito e lo farà dapprima, Col Partito Socialista Ricostituito, il Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria, dove collaborerà con, ehm, con Giannini, con Massimo Severo Giannini, proprio ad un documento sulle, eh, sulle autonomie locali, ehm, e successivamente con il Partito Cristiano Sociale di Gerardo Bruni, un'altra piccola formazione politica che però ha l'onore di eh, avere il proprio leader eletto all'Assemblea Costituente. E parentesi tra le parentesi, l'idea di comunità olivettiana entra, grazie eh, Gerardo Bruni, anche in una delle tante proposte dell'Assemblea Costituente che poi ovviamente però non vengono inserite nella nostra carta fondamentale. E, cosa, su cosa si basava essenzialmente l'ordine politico delle comunità? E qui vediamo ancora una volta i due elementi caratteristici eh, tipici dell'identità olivettiana. Eh, il primo elemento, ne cito solo due per ovvie ragioni di tempo, il primo elemento è la comunità per l'appunto. Che cos'è la comunità? Qui insomma meriterebbe probabilmente una, un, panel, un panel dedicato, eh, ma la comunità è quello spazio, quel luogo ideale appunto, di condivisione in cui tre elementi fondamentali possono avere la migliore, possono costruire la migliore dimensione di vita per il singolo e per la collettività. E questi tre elementi fondamentali sono la cultura, quindi con le istituzioni scolastiche e l'università, il lavoro con l'azienda o con il lavoro eh, agricolo e il mondo sociale, la sfera sociale, quindi la collettività degli individui. L'intersezione tra questi tre grandi elementi, in una dimensione ideale che eh, Olivetti individu individuava in aree eh, composte da circa 100.000 abitanti, dava luogo alla comunità. La comunità era quindi il pilastro fondamentale, il tassello fondamentale sul quale poggiava poi tutta l'istituzione dello Stato immaginato nell'ordine politico delle comunità. L'altro elemento grande è quella bizzarra idea che per fare politica fosse necessario avere delle competenze. E, e quella che io chiamo estetica della politica, nella, nella concezione di estetica però di Olivetti. Olivetti aveva una concezione estetica molto uh, peculiare. E addirittura insomma, andava a rifinire degli elementi interni ai prodotti dell'azienda che non avrebbe mai visto nessuno se non, se non aprendo la, la macchina da scrivere, che però dovevano essere rifiniti in maniera, in maniera precisa e perfetta. Questo stesso concetto tende ad applicarlo al ruolo della politica e al ruolo degli esponenti della classe dirigente. Eh, infatti immaginava all'interno dell'ordine politico delle comunità, ed è un elemento che poi il movimento comunità farà proprio, immaginava una sorta di condizione per accedere al ruolo di classe dirigente. Infatti questo concetto di dell estetica della politica si estrinseca nel dover essere in possesso di requisiti per poter fare attività politica ad ogni livello, requisiti di tipo culturale e requisiti anche di tipo professionale, esperienze eh, professionali. Inoltre, non solo questo, inoltre eh, vi erano dei differ delle differenti modalità di accesso alla politica, ossia c'era una sorta di scala gerarchica per accedere alla politica. Non si poteva fare, ad esempio, parlo dal, del, dal, dal livello più alto il presidente del consiglio senza aver fatto prima il parlamentare o il ministro ma anche nel piccolo non si poteva fare il consigliere provinciale se prima non si aveva avuto almeno un mandato come consigliere comunale era una scala diciamo di considerazioni fortemente limitanti cioè, una delle critiche prima ragionavo con una con una persona, persona del, dell'uditorio, proprio sulle critiche che vengono mosse talvolta all'idea olivettiana, e qui si potrebbe muovere una critica anche molto severa, perché questi sono degli elementi molto limitanti rispetto all'accesso, alla, alla partecipazione politica diretta, alla partecipazione democratica. Non entro qui nel merito. Delle, delle, delle eventuali critiche eh, e delle eventuali considerazioni nei confronti delle critiche. Se ci sarà poi modo, sicuramente lo farò durante la parte del dibattito. Voglio però sottolineare che attualmente nel nostro ordinamento è vigente una di queste eh, previsioni. La riforma del Rio del 2014 prevede che i consigli provinciali e i presidenti delle province vengano eletti in una di queste modalità, di quel concetto di estetica della politica, ossia non si può fare il consigliere provinciale se non si è fatto prima il consigliere comunale e non si può fare il presidente della provincia se non si è, fatto, se non si è sindaci, eh, sindaci in carica. Insomma, era solo un elemento, poi le critiche, insomma, sulle critiche si può, si può sicuramente eh, ragionare mh, successivamente. E questi due elementi rappresentano quelle caratteristiche dell'identità. Da una parte la connessione, la costruzione di un'interconnessione di un sistema relazionale e dall'altra la lungimiranza, il immaginare la la il necessario valore di una classe dirigente per avere poi degli effetti nel, eh, nel lungo periodo. Considerata l'impermeabilità del sistema politico rispetto a queste... Particolari, a queste particolari linee di indirizzo, il 3 giugno del 47 Adriano Livetti fonda il Movimento Comunità. Movimento Comunità che nasce come eh, un movimento politico, quindi che ha prevalentemente un'azione di tipo culturale e sociale, non è inizialmente eh, un partito politico, lo diventerà, eh, lo diventerà nel tempo. E proprio, adesso non so quanto tempo ancora ho, perché ancora? Ancora cinque? Allora devo andare molto veloce. Eh, proprio la vicenda della, de, 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 della crescita, la maturazione, del passaggio da movimento a partito è esemplificativa di come um, questa identità sia ancora forte e soprattutto come la connessione con questo territorio sia stata effettivamente anche da un punto di vista politico. Fondamentale. Ehm, il primo elemento che mi preme sottolineare è quello relativo alla grande battaglia che fece il movimento Comunità, la prima vera battaglia che fece il movimento Comunità per affrontare la legge truffa. Nel 1953 il governo della, della DC, in qualche modo, impone una modifica alla legge elettorale. Eh, costruisce una nuova legge elettorale che, in qualche modo, secondo i detrattori, le avrebbe consentito di mettere le mani sulle modifiche costituzionali e per eh, opporsi a questo tentativo nasce una forza politica, unità popolare, voluta da, da Calamandrei, da Parri, eh, al quale il movimento comunità inizia a guardare con interesse e decide di avviare un primo tassello di trasformazione, infatti parteciperà a quella campagna elettorale non con candidati propri, appoggiando le liste di eh, Unità Popolare e eh, da quel momento in poi inizierà il primo grande sviluppo del passaggio della trasformazione a partito politico vero e proprio. Nel 1953 infatti c'è il primo documento eh, che è la dichiarazione politica, si chiama proprio eh, dichiarazione politica, tempi nuovi, metodi nuovi che in qualche modo diviene il programma politico del, del movimento Comunità. E tre anni dopo, ulteriore eh, tassello verso la trasformazione in partito: il movimento decide di partecipare alle elezioni amministrative del 1956, eleggendo eh, propri consiglieri in circa 27 amministrazioni comunali e alla provincia di Torino riesce ad eleggere, elegge una donna e questo è secondo me eh, esemplificativo e da quel momento in poi inizia la trasformazione in, eh, in partito politico perché e questo è il secondo elemento sul quale vorrei porre l'attenzione la, il movimento comunità inizia ad immaginare il movimento che si inserisce nel novero del, della socialdemocrazia a dispetto di chi lo, lo condannava lo appiattiva alla volontà dell'ADC forse anche per una prossimità agli statunitensi eh, questa prossimità agli statunitensi c'è eh, e c'è anche ed è dimostrata ampiamente dalla, dalle carte contenute nei National Archives eh, americani che mh, vedono con molta attenzione l'attività di Olivetti e del Movimento Comunità. Ad esempio uno degli elementi molto studiati dagli statunitensi in quegli anni è eh, l'IRUR, l'Istituto per la ricostruzione urbana e rurale, che rappresenta eh, un altro dei tasselli di sviluppo del territorio posti in essere dal Movimento Comunità e dall'azione dall comunitaria. Eh, il, il secondo elemento che porta il Movimento Comunità ad essere però un vero e proprio partito politico è, e questo è un aspetto quasi del tutto inedito, veramente quasi sconosciuto, il suo ruolo in un processo di unificazione delle forze politiche socialiste che tra il 1956 e il 1957 prende piede in Italia. Il Movimento Comunità si fa interlocutore tramite la propria direzione politica. Che era l'organismo principale, l'organo dirigente del, del partito, si fa portatore di un dialogo tra il Partito Socialdemocratico Italiano e il Partito Socialista Italiano, che sostanzialmente dalla scissione di Palazzo Barberini eh, avevano un po' eh, ridotto i dialoghi al, al minimo termine, e tenta di unificare questa grande galassia socialista, anche ponendo eh, in dubbio la propria stessa. Senza Olivetti, più, più di una volta, insomma, il gruppo olivettiano si rende disponibile a ehm, diciamo superare il simbolo e superare la denominazione Movimento Comunità per approdare ad una forza socialista unitaria. Per una serie di motivi tra cui il congresso del Partito Social eh, Democratico Italiano del, ehm, del 57, ehm, questo accordo, che era un accordo già scritto e già. Eh, le carte, carte dell'archivio lo dimostrano che era già un accordo scritto e approvato dalle due eh, direzioni politiche del Partito Socialdemocratico Italiano e del Movimento Comunità, fallisce nel, nel 1957 e anche. E nonostante un intervento del, di un giovane esponente della eh, federazione provinciale di Milano del Partito Socialista Bettino Craxi, questo accordo non riuscirà ad essere portato a termine. Il Partito Socialista si unificherà poi eh, solo nel, nel, per la prima volta nel 1966 e per un brevissimo periodo, quindi quell'esperienza non sarà foriera di, di grandi risultati. Però ecco, la lungimiranza di, di Olivetti di voler immaginare una grande forza socialista nel sistema politico italiano eh, si era vista appunto in quel, in quel frangente. Il movimento oramai è diventato partito e prova... La sfida più grande, quella della partecipazione alle elezioni politiche del 1958, che sono elezioni chiaramente sul piano nazionale, il movimento che oramai si è ramificato in diverse regioni d'Italia, ha dei centri comunitari eh, sia nel Mezzogiorno, oltre eh, che chiaramente nel nord, nel nord Italia. Eh, però ecco, non dà quell'esperienza un risultato in termini elettorali estremamente soddisfacente. Riesce tuttavia il movimento ad eleggere un deputato, appunto Adriano Olivetti, che si trova in Parlamento durante la terza legislatura, quasi come a chiudere un cerchio con un altro eh, deputato che, che aderisce al, al gruppo misto, eletto dall'Union Val d'Ottawa, che è Severino Caveri, che partecipa appunto eh, all'interno del gruppo misto con Adriano Olivetti. Al sostegno della maggioranza di, di quello che può essere definito un governo antinsegnano del centro-sinistra, che è il Fanfani 2, che durerà solo sette mesi, e quindi diciamo, questa esperienza, questa collaborazione parlamentare tra eh, i due intellettuali che avevano contribuito alla costruzione della, della carta di Chivasso durerà, durerà ben poco, eh, perché appunto il governo Fanfani terminerà, però rappresenta. Uno dei punti terminali di quell'approccio, lungo approccio politico, che c'è stato tra comunità e questo territorio. Dopo la fine al governo Fanfani e l'approdo al governo Di Segni, Olivetti si sente in qualche modo di non voler continuare l'esperienza politica parlamentare, perché aveva con Fanfani un preciso accordo, Fanfani aveva invitato Olivetti a far parte di quel governo anche con un ruolo di, di rilievo, quindi con un ruolo ministeriale o di sottosegretariato, e mh, Olivetti rifiuta, però chiede in cambio che venga approvato un piano eh, industriale organico per la valorizzazione del mezzogiorno in particolare. E Fanfani accetta e quindi sulla base di questo ottiene la fiducia di Olivetti. Chiaramente con segni, con l'avvento di segni, questo accordo viene meno e Olivetti si dimette. Lascia il Parlamento, verrà sostituito ehm, nel novembre del 59 da Franco Ferrarotti, uno dei, dei, dei padri della sociologia italiana e, e numero due del, eh, del movimento Comunità. E, eh, insomma, in qualche modo il movimento ha però ancora una funzione politica chiara, definita e precisa. Quello che è l'elemento che viene in qualche modo a scompaginare eh, quella prospettiva. Più ampia nazionale che il partito era riuscito a raggiungere è chiaramente il 27 febbraio del 60. Quel silenzio assordante, quel silenzio rumoroso che veniva in qualche modo sottolineato al termine del panel di questa mattina, quando Adriano Olivetti scompare, eh, in qualche modo il movimento non riesce a superare quella, eh, quella, quella fase critica. Invero si, si prova in qualche modo ad andare avanti. Eh, il movimento si prepara alle elezioni del 61, le elezioni amministrative, porta avanti un tesseramento fino al 1963, quindi, diciamo, ben oltre eh, quella, data, quella data critica, ma non eh, riuscirà poi a superare l'assenza del suo leader. E qui voglio spendere una parola in più per, diciamo, per, per sottolineare che il movimento non riesce a superare Olivetti perché viene meno il sostegno economico, perché questo con buona pace dei detrattori eh, che, che sovente si incontrano e che attribuiscono forse con troppa faciloneria, eh, l'etichetta di mecenate utopista a, a, ad Adriano Olivetti, insomma il movimento comunità non termina per questo, termina perché viene a mancare quella spinta progettuale che è stata ampiamente definita in maniera brillante nel panel di questa mattina e se vogliamo anche mh, quella spinta ideale che il movimento aveva, quella spinta geniale, ecco, questa era una delle parole che mi ha colpito molto questa mattina, il genio di Olivetti, che guidava anche l'azione politica del movimento comunità, è venuto meno e quindi crolla quella, quel progetto, quel progetto politico. E avviandomi eh, promesso la conclusione, eh, il lascito di, di, di quel progetto quindi è ancora evidente, il lascito di quella, eh, di quella storia e, e per questo è importante parlare di identità. Olivettiana. C'è una frase di, di Franco Ferrarotti che mi ha, mi, ha sempre, mi ha sempre colpito. L'ha rilasciata in un'intervista oramai di, di un po' di anni fa. E, mh, insomma, Franco Ferrarotti disse che oggi molti sono olivettiani e olivettiani non sanno di, di saperlo e probabilmente il recupero dell'identità individuata. Secondo questi due grandi elementi, ossia quello della lungimiranza, del saper guardare oltre e della connessione, eh, in qualche modo servono al tempo del presente. Ed eventi come quello di oggi servono sicuramente per caratterizzare la portata ampia che ha quell'identità nel presente, ma probabilmente, mi permetto di chiudere in questo modo, servono soprattutto al nostro futuro. Grazie mille. Bene, il professor Illieri ha sottolineato, ha parlato spesso di identità olivettiana, identità olivettiana che in qualche maniera si incarna in un luogo, un luogo che appunto è Ivrea e questo luogo, anche i vari riferimenti fatti dallo stesso professore, eh, è un luogo che ha anche dei forti legami con la Valle d'Aosta. Proprio di questo rapporto eh, tra Ivrea e, e Aosta ci parlerà eh, Marco Peroni. Eh, storico divulgatore nato a Ivrea, che dove anche vive e lavora, quindi fo fortemente immerso in questo hummus olivettiano. Due parole solo di presentazione. Si è occupato a lungo dell'uso delle fonti non convenzionali per l'indagine storica, eh, fa parte anche della compagnia Le Voci del Tempo, che, è questo è l'elemento che ci ricollega a questo, a questo pomeriggio, ad Adriano Olivetti ha dedicato uno spettacolo di musica e parole e poi sono nati anche dei libri, anche libri e fumetti, quindi un, un intenso impegno legato alla divulgazione del messaggio livettiano. E quindi insomma ci aspettiamo ad ascoltarlo. Grazie. Grazie mille, benvenuti a tutti anche da parte mia, buon pomeriggio. Eh, forse coerentemente alla presentazione ho preparato un intervento che è un po' narrativo, cioè ho immaginato un piccolo viaggio da Ivrea a Osta. È un viaggio che consente di incontrare alcune costruzioni, alcuni personaggi, alcune organizzazioni, alcune aziende e un po' a volo d'uccello o se preferite a rotta di collo cercherò di metterle insieme per fare emergere un aspetto che mi sembra centrale nella giornata dei lavori e cioè eh, essere la comunità non un'astrazione del riformatore, del legislatore, quindi non qualcosa che viene arbitrariamente disegnato su una mappa. Ma è qualcosa di vivo, come gli stesso Adriano Olivetti la definiva: cioè qualcosa di né troppo grande né troppo piccolo prodotto della natura e della storia. Quindi la comunità non è solo un territorio, un insieme di persone, ma è saperi, lingue, abitudini, culture, eh, paesaggio e quindi eh, l'idea che sta un po' a monte di questo mio breve intervento è che la Olivetti non è solo stato, come dire, un. Una fortuna per, per Ivrea e il canavese in generale non è un ufo atterrato un giorno a Ivrea per nostra fortuna, ma è soprattutto un fungo spuntato in un particolare microclima che cercherò di ricostruire. Eh, perché diversamente se non facessimo un po' emergere anche cosa c'era di particolare sul territorio, parleremo di comunità come l'astrazione di, di un riformista. Di un riformatore e non ci resterebbe altro da fare che aspettare il prossimo. Quindi non è questo lo spirito che credo ci stiamo eh, proponendo. Eh, il primo paese che si incontra dopo Ivrea, venendo verso della valle, e Montalto, che eh, parte essere il mio paese, è il paese che ha dato in Natali a Salvatore Gotta. Ora, mh, molti di voi saranno stupiti. Nel sapere che questo scrittore è stato probabilmente il più venduto del Novecento, cioè si parla di 70 romanzi, eh, la maggior parte dei quali hanno superato le 100.000 copie, 29 dei quali raccolti in una saga, la saga dei Vela, e inevitabilmente datati, rileggendoli oggi. Questo è il mio personale parere, nei dialoghi, nella psicologia dei personaggi, però che hanno dei paesaggi stupendi. Io. Eh, mi prendo poi il privilegio di leggervi quattro righe su come Salvatore Gotta descrive il centro di Ivrea. La vecchia Ivrea era tutta in quell'intreccio di vicoli umidi e stretti, grossamente acciottolati: botteghe centenarie di piccoli merciaiuoli, di canapaie di zoccolari, case alte e case basse, decrepite: dalle porticine buie come antri, dalle pareti rabescate e scrostate, fiorite di capperi a ciuffi. Balconi e balconetti a grate e ringhiere panciute, tetti bistorti e sghimbesci forati da terrazzini chiari nel cielo o spioventi e sgocciolanti su cortili neri come pozzi. Vedete che c'è un ventaglio di carte e di parole amplissimo che, che costruisce il paesaggio. La Convenzione Europea del Paesaggio definisce il paesaggio e dice ciò che è il territorio nella sua conformazione naturale, ciò che è l'intervento dell'uomo e ciò che è nella percezione delle popolazioni. Quindi quanto più è ricco lo sguardo e la letteratura, la musica e la cultura popolare che quel paesaggio l'hanno descritto, quanto più è ricco il paesaggio stesso. E allora comincia un po' a fiorare l'ipotesi sempre eh, un po' più corposa no? di questo mio piccolo intervento, e cioè che chissà, forse più una domanda, se è un caso che in questo territorio così amato, percepito, raccontato, celebrato, da così tante persone da così tanti artisti sia nata un'esperienza industriale così rispettosa del paesaggio che si poneva come obiettivo di integrarsi eh, e non di colonizzarlo o eh, addirittura sostituirlo come è successo per molte città industriali italiane ehm, del resto Gotta faceva parte non era solo in questo eh, considerava Giuseppe Giacosa il suo maestro Giuseppe Giacosa il celebre librettista di Puccini Tosca, Madama Butterfly, Bohème le novelle eh, Canavesane Valdostane, eh, La Signora di Challant, messa in scena anche a Broadway, quindi una figura importante, che Gotta considera suo maestro e così lo descrive, sempre in relazione alla percezione del paesaggio. Giuseppe Giacosa ha detto Pin fu l'uomo più profondamente umano che abbia conosciuto, essendo un romantico, odiò le romanticherie. Io imparai da lui ad amare il canavese come terra d'incanti, da rappresentare letterariamente, con gli stessi palpiti, lo stesso gusto delle sfumature paesaggistiche, la stessa esaltazione dei profili delle nostre montagne per il colore dei nostri boschi, lo splendore delle nostre dolci acque, gli urli dei nostri venti e l'oro dei nostri tramonti. Soprattutto il modo di vedere... Era nostrano, poiché il Giacosa fin da giovanissimo aveva molto vagato a piedi per le nostre valli, girava per valli e sentieri, di rupi e campagne con un gruppo di artisti come lui appassionati di quei luoghi. Celebri artisti, l'architetto portoghese Alfredo d'Andrade, Arrigo Boito, i pittori Avondo e Pittara, il caposcuola della scuola di Novara e pochi altri. Così crearono un mondo artistico, un modo artistico di sentire che le riportava a un passato lontano e pur presente. Um, Un'industria che, che sboccia in un territorio del genere, così, ripeto, raccontato e celebrato, difficilmente si muoverà senza un afflato per il territorio che la circondava. E proseguendo, incontriamo Borgo Franco, con un cartello che indica quella che oggi è una frazione di Borgo Franco, non è più un comune in sé, Baiodora. Vaiodora che ho nel cuore perché c'è la sede del centro etnologico canavesano fondata da Merigo Vigliermo, un maestro, io qua proprio un parere personale, l'artista più grande che abbiamo nel territorio, che ha fondato nel 66 il coro baiolese che ha cantato in tutto il mondo e nel 75 il centro etnologico con un'intuizione, una visione, cioè non bisogna attaccare il setaccio al muro, quindi non un museo, un archivo etnografico che così cerca di dare una fotografia di come eravamo, ma una memoria dinamica. E pensate, ci sono nel centro etnologico 3.000 ore di documenti orali, testimonianze, canti popolari registrati da Merigo Vigliarmo con il suo magnetofono e canzoni che poi venivano portate all'interno del coro, arrangiate nel modo più rispettoso possibile alla versione intercettata dalle persone e restituite alla comunità in forma di dischi, eh, concerti e quant'altro. Lì c'è una cosa importante per noi perché se prima con Gotta Giacosa avevamo le voci narranti del canavese, qui abbiamo le mani pensanti testimoniate, cioè è il centro della memoria orale della cultura popolare canavesana che è lì custodita, è il lavoro. Il lavorio, meglio ancora. E, e pensate per esempio ai documenti che sono lì presenti sulle figure dei magnin, i magnin che arrivano soprattutto dalle valli Orco e Soana, ma che sono confluite nell'industria piemontese e l'hanno resa importante sin da subito, quindi sempre meno l'ufo che atterra, sempre più il fungo che nasce. I magnin eh, hanno una storia centenaria, nelle valli Orco e Soana c'erano le miniere del rame, questo rame veniva tolto nelle pietre, portato in fucina, Bruciato, fatto colare, questo rame entrava in delle coppelle dove questi eh, ramaioli con un maglio a testa d'asino dal 500-600 in avanti lo battevano, creando il primo incavo, la prima forma del futuro paiolo, della futura casseruola, della futura pentola. Questi oggetti andavano in bottega dove venivano lavorati finemente con delle mazzette di legno e poco altro, un cavalluccio come dire, po pochi strumenti tecnicamente parlando, grande manualità e questi magnin sono confluiti nell'industria, le prime scocche eh, dell'industria aeronautica, i primi parafanghi o paraurti dell'industria automobilistica sono i magnin che dalle valli sono scesi per esempio a Torino e non è un caso che il braccio destro di Camillo Livetti, eh, Domenico Burzio, era figlio di un fucinatore. Ora io... Eh, quando ho iniziato a studiare questa storia sono un po' in corso nell'errore di immaginare eh, un, un geniale progettista, ingegnere come Camillo Olivetti, così geniale da infondere sapere in maestranze povere, poco qualificate, senza una preparazione, che è vero che scolasticamente parlando era molto bassa ma che contava da generazioni su questa manualità, questa intelligenza delle mani trasmessa. E, credo sia molto importante questo, perché eh, non si può spiegare diversamente la nascita di uno capolavoro con la M1, la prima macchina per scrivere italiana, in un territorio che non aveva una vocazione al capolavoro in qualche maniera e, e, e nelle maestranze delle qualifiche non certificate in qualche curriculum, evidentemente. Lo stesso eh, direttore generale tecnico nella Olivetti eh, di Adriano, quindi quella se vogliamo un po' mitica degli anni 50, era figlio di calzolai del centro di Vrea, che nei suoi ricordi personali racconta proprio il fascino della manualità, del lavoro a mano dei suoi genitori, in un nastro registrato, rinvenuto non, non molto tempo fa, dove parla Adriano Olivetti, parla proprio di provvidenza. Sì, noi siamo scientificamente organizzati, ma l'uomo che da solo fa forse il 30-40% del nostro fatturato, ce lo siamo trovato in casa e si riferiva a Natale Capellaro. E il primo uomo al mondo tra parentesi che riesce a far fare a un congegno meccanico la divisione, quindi parliamo di un genio. È vero, lo hanno trovato in casa, ma perché questo territorio era popolato da questo genere di figure? Quindi i due direttori tecnici di Camillo e Adriano sono eh, espressione del territorio viva, di una comunità viva che ha dei saperi dentro di sé. Eh, proseguendo, a testimonianza che questo genius loci del territorio, del canavese, eh, non è nato solo con l'Aulivetti e non è per fortuna scomparso con il declino dell'azienda, troviamo per esempio proprio lungo la strada eh, un'azienda una che si chiama Ergotec. Che ha una storia particolare perché è fondata dai Fisio Peretto, un signore che entra molto giovane in Olivetti nel 49, fa parte del centro formazione Meccanici all'inizio come allievo, poi come istruttore. Quindi grande abilità, grande maestria nella meccanica, evidentemente, e nell'attenzione alla formazione dei più giovani, che anch'essa è una caratteristica della Olivetti. Eh, esce dall'azienda all'inizio degli anni 70 in un un'azienda fortemente cambiata in cui non si riconosce più tanto e tanta è la sua capacità che si mette a fare con la sua prima officina meccanica la prototipazione delle macchine da calcolo tra cui la Divisumma 28 disegnata da Mario Bellini quindi non uno scherzo eh, e poi l'intuizione della plastica oggi Ergotec ha un, pare 180 dipendenti eh, una filiale oltre eh, che quella a Settimo Vittone in, in Tunisia una in Cina, quindi è una delle aziende più importanti del territorio che dialoga eh, ovviamente con il mondo e che però ha quelle radici prima nella comunità, poi nella, nella società Olivetti. Sempre proseguendo incontriamo una frazione di Settimo Vittone e Cesnola, che è eh, so, una piccola carema, siamo in odore già di Valle d'Aosta, siamo nel, nel teatro della viticoltura eroica, come sapete, no? quindi queste montagne ripide in cui il lavoro dell'uomo nei secoli ha creato i terrazzamenti e poi portato la terra dal fondo del fiume eh, dentro questi terrazzamenti, quindi inventando l'agricoltura e la viticoltura dove la natura non l'avrebbe eh, sicuramente permesso. E lì abbiamo di nuovo qualcosa di importante perché è come se queste voci narranti giacosa, gotta, eccetera, e le mani pensanti che un po' vi ho raccontato, si mescolassero e avessimo proprio eh, il lavoro e l'estetica già insieme, già eh, fortemente intrecciate. Se qualcuno di voi ha il piacere di farsi una camminata sulle mulattiere che salgono da quei paesi verso la montagna, sono davvero dei capolavori, cioè eh, pietra opaca che sale sempre con la stessa pendenza, evidentemente la montagna fa dei salti, ma chi sale o scende da quelle mulattiere, sale sempre alla stessa pendenza. Pietra opaca che è intervallata da delle lose ricche di quarzo messe di taglio perché chi saliva o scendeva con la gerla non scivolasse. Ora, quando un raggio di sole attraversa il bosco e colpisce una di queste mulattiere voi trovate proprio una riga luminosa all'interno della mulattiera e il lavoro che cede se stesso e la voglia di fare qualcosa che non sia solo funzionale ma che sia bello e che sia, eh, come dire, che onori il lavoro e la comunità. E quindi immaginate quando tutto questo, eh, queste capacità e questo carattere, questo stile, questa sobrietà ma così ricca è entrata i, i, in fabbrica, che tipo di, eh, di competenze ha portato? Quindi eh, un ragionamento meno top-down e più, diciamo, emergentista che è quello che vi propongo. Lì a Cesnola è successo qualcosa che ci aiuta anche a capire un'altra anomalia, se vogliamo positiva ovviamente, dell'Olivetti, cioè questo intreccio tra dimensione locale e globale. Venne fatto intorno al 1900 un pranzo sotto eh, le, i pergolati delle vigne di Carema organizzato da Giuseppe Giacosa per il conte Luigi Palma di Cesnola. Adesso direte cosa è andato a prendere ha un, un valore perché eh, dimostra come anche questo canavese, prima del viaggio di Camillo alla fine dell'Ottocento, avesse comunque nei suoi personaggi più importanti, che erano tanti, eh, una ricchezza tale da consentirgli di varcare i confini strettamente territoriali. Eh, chi era questo Luigi Palma di Cesnola? Nasce a Rivarolo canavese, partecipa alla guerra del 48, da piemontese perde, ovviamente parlo del 1848, prende però la medaglia d'oro al valore militare. Va a Broadway, fonda una scuola militare per 700 soldati che forma personalmente, partecipa alla guerra civile, questa volta ne esce vincitore, riceve un'altra medaglia d'oro al valore militare e addirittura per i suoi alti meriti in premio il consolato di Cipro. Luigi Palma di Cesnola a Cipro diventa uno degli archeologi più importanti del mondo, come spesso accade nell'archeologia c'è anche qualcosa di compulsivo, una voglia di scavare, di scoprire, che prende un po' irrazionalmente a un certo punto il comando, quando è quasi sull'astrico, con l'ultimo cantiere aperto, scopre un tesoro fenicio gigantesco. I musei europei fanno gara a comp per comprare questo eh, tesoro, lui decide però di portarlo nella sua patria d'adozione, gli Stati Uniti, dove fonda, per custodirlo, il Metropolitan Museum di New York. Che dirige per dieci anni e oltre. E quando torna a Ivrea in visita, Giacosa, che anch'egli conosceva il successo in America, organizza questo pranzo in suo onore. e C'è una foto stupenda che eh, come dire, restituisce l'immagine di questa tavolata, di questo canavese così, dovrebbe da dire glocal, se, eh, se uno proprio volesse azzardare, ma in effetti, che è profondamente radicato, ma che è anche a, a suo modo internazionale. E Ovviamente Carema e la Val d'Aosta sono lì dietro. E anche Carema è importante perché c'è il contributo della Olivetti, diciamo dell'Irur eh, di cui si è parlato, alla nascita della cantina sociale. Quindi quest'idea che eh, la fabbrica davvero è un mezzo e non un fine. Che produce evidentemente prodotti, li distribuisce insieme agli stipendi, quindi genera benessere in un territorio, ma insieme a essi distribuisce anche qualcos'altro che sono i servizi sociali, eh, cultura, democrazia, come si è parlato eh, appena adesso, e, e naturalmente bellezza. Però c'è quest'idea di. Eh, creare, promu promuovere uno sviluppo armonico del territorio, quindi non di un'industria che cresce contro l'agricoltura, di una città che cresce contro la campagna e che quindi eh, immagina uno sviluppo più, eh, più armonico. Anche qui è di nuovo il lavoro il centro e vorrei leggervi, se permettete, eh, una testimonianza che non a caso è custodita nel centro etnologico canavesano di Baiodora, dove a parlare un vignaiolo che si rivolge ad Amerigo Vigliermo penso alla fine degli anni Sessanta, dicendo «Gli ecco, vedi? Noi siamo tutti qui, tra Settimo e Carema. Siamo dentro a una insenatura tra la montagna e per questo qui non tira il vento che viene dalla Valle d'Aosta. I nostri vigneti sono tutti lì, sulla costa della montagna. Per tenere la terra hanno dovuto fare enormi muri i nostri nonni, muri a secco. Andavano a fare la stagione estiva in Francia, in Svizzera e anche in America per racimolare qualche soldo per poter nell'inverno costruire un pezzo di vigna. Mio nonno è andato e è venuto dall'America diverse volte per tirare su quei muri a secco che sostengono le bancate. Andava giù, lavorava fino a che aveva guadagnato qualcosa e poi tornava su a fare un pezzo di muro e così ha strappato questa vigna alla montagna. Faceva il muro, poi con la gerla si portava sulla terra. Quando ha finito il lavoro è vissuto solo più poco, si era consumato di fatica. È per questo che noi dobbiamo pensare a queste vigne come pensiamo ai monumenti. Sì, queste vigne sono dei monumenti e le nostre cantine sono le nostre cappelle e noi dobbiamo sempre rispettarle. Vedete che c'è anche qui eh, il lavoro inteso non solo come fatica, ma come aspirazione, come realizzazione in cui c'è anche un elemento spirituale forte. Sono tutte cose che in potenza il territorio aveva e che hanno certamente contribuito a rendere. La Olivetti e la vicenda di cui si è parlato, quella che è stato, portando un contributo dal basso verso l'alto. Eh, curiosamente, anche di Carema c'è un ricordo di Mario Soldati, ecco come eh, campagna e città si possono incrociare. Mario Soldati, che in, in vino al vino, un suo libro di divulgazione della cultura enogastronomica italiana, eh, a proposito di Carema e della, della viticoltura eroica, che arriva fino a qui vicino, scrive. Carema, la città vigneto che vedemmo la prima volta circa vent'anni fa, in tempo di vendemmia sotto la pioggia. Finché comprendiamo il motivo della nostra gioia e ci diciamo che da qualche minuto stiamo provando quella stessa sensazione violenta e irripetibile che ci colse la prima volta che giungemmo a Venezia, New York e Parigi. E per la prima volta vedemmo le gondole, i grattacieli, il metrò. Carema è una struttura strana e meravigliosa. Che le deriva dalla sua ubicazione e dalla sua funzione appunto con Venezia come Venezia e New York. Non diversamente da queste città, la sua bellezza è unica. Mario Soldati è anche invitato da, eh, dalla Olivetti a scrivere i testi eh, di una cosa che è veramente particolare, prova un po' l'eccesso anche mh, di generosità estetica di questa azienda. Quando viene pubblicata la lettera 22 viene anche pubblicato un metodo di diteggiatura per imparare a usarla che era un vinile. Un 33 giri con testi di Mario Soldati, la musica del compositore Potenza, le grafiche di Giovanni Pintori e uno, diciamo, ascoltando la musica e seguendo le istruzioni a ritmo di musica, imparava a diteggiare. È proprio l'esempio. Di, eh, come dire, di commistione tra impresa e cultura, forse tra i più eclatanti, perché cede l'utile e l'immediatamente funzionale, quindi c'è questo gusto estetico che mi viene un po' da pensare: è lo stesso che fa illuminare le mulattiere in certi particolari momenti, nel modo che vi ho detto. E chiuderei con una cosa un po' più personale se permettete, che riguarda un mio viaggio di prossimità in questa Baio d'ora del centro etnologico, perché mi pare che ci sia dentro, ne sono accorto dopo, qualcosa che mi sembra particolarmente intonato con la giornata e i propositi che l'hanno mossa. Faccio in modo di arrivare a Baio d'ora a piedi per godermi di infilata l'imbocco della valle. A destra la serra che, vista da qui, in questo pomeriggio limpido d'inverno ha la forma di un'onda anomala che milioni di anni fa qualcuno ha pietrificato con un incantesimo un attimo prima che si rovesciasse sulla pianura. A sinistra la cavallaria viene giù, tanto ripida che qualche volta nei secoli è venuta giù per davvero, producendo maledizioni di fango e detriti. Ai suoi piedi, baio d'ora, già in ombra, i pochi tetti che sembrano gli schiudi chiusi a testuggine di un piccolo esercito di uomini valorosi impegnati da sempre a tenere testa al gigante. Chissà se c'è qualche relazione tra l'abitudine del borgo a resistere a ombra, frane, vento e la sua storica tradizione ribelle. Fatto sta che proprio qui è iniziata l'avventura del coro baiolese e l'indagine etnologica guidata da Amerigo Vigliermo. La potenza di una visione. Non si tratta di riscoprire un mondo arcadico pieno di belle favole, ma un mondo dotato di una sua cultura e una sua civiltà. 50 anni di lavoro, 3.000 ore di canti e testimonianze orali acciuffate prima che volassero via, fotografie, spartiti che adesso sono patrimonio comune. C'è molto futuro posizionato sugli scaffali di ferro di Via dei Ribelli a saperlo vedere. La docenza dell'innocenza è il testimone che ci lasciano i nostri paesi e i nostri maestri, la disponibilità al sacrificio, la dedizione artigiana. L'ironia e l'umiltà che nascono dal corpo a corpo con la materia e con i capricci della propria ispirazione. La bellezza della fatica quando è affrontata per gli altri e il pudore a mostrarla. Più che di documenti si tratta di semi. Nessuno lo ha detto meglio dell'antropologo Ernesto De Martino. Solo che ha un villaggio nella memoria può avere un'esperienza cosmopolita. Grazie. Volendo c'è un momento per delle domande. Se qualcuno ha qualche quesito da porre ai due relatori che sono già intervenuti, siamo in perfetto orario quindi. La, eh, immagino che ci sia un. Eh, ah, è qua, pardon, colpa mia. Non l'avevo visto, l'avevo sotto il naso. Fare una domanda al professore ieri per sapere se nelle sue ricerche aveva trovato traccia del Consiglio dei Comuni d'Europa, che è stata un'organizzazione promossa da Olivetti, tra l'altro è partita quando, proprio dalla Svizzera. E l'idea era proprio quella di promuovere un movimento europeo a partire dai Comuni e a cui capo ci fu Alessandro Schiavi era un socialista del PSD del Partito Socialdemocratico quindi c'è un intreccio sempre con il Partito Socialista ci sono i comuni c'è eh, l'unità europea e c'è un altro dato che mh, ha detto Ferrarotti un contatto con i servizi segreti americani che avrebbero dato i primi finanziamenti e le prime tracce per la costituzione di questo Consiglio, che poi ebbe la prima sede a via di Porta Pinciana, tra l'altro, proprio dove aveva gli uffici anche eh, Olivetti. E se appunto c'è una qualche. perché io ho visto solo questa organizzazione, il suo sviluppo quindi una piccola traccia iniziale volevo sapere se il movimento di comunità ha mantenuto qualche aveva qualche relazione ha mantenuto oppure è stato solo un momento iniziale partito da Olivetti in Svizzera e poi hanno avuto strade diverse facciamo domande e risposte sì, direi di sì okay, perfetto no, grazie, grazie della domanda perché è estremamente interessante e effettivamente in qualche modo io credo che il movimento comunità abbia stimolato il, eh, il Consiglio dei Comuni d'Europa. Perché? Perché sin dall'inizio, quindi sin dagli albori di questa esperienza, che è un'esperienza che se vogliamo nasce anche con, eh, con la conferenza dell'AIA del, del 48, dove in qualche modo si inizia eh, a ragionare a livello europeo e Olivetti partecipa insieme a Spinelli come delegato ufficiale del. Eh, Dell'Italia, del governo italiano. Eh, si inizia a parlare di autonomia eh, regionale nel contesto europeo, in un contesto europeo. E a coordinare eh, il Consiglio dei Comuni d'Europa, e ovviamente gioco forza coordinerà i rapporti del movimento Comunità con il Consiglio dei Comuni d'Europa, c'è una figura intellettuale, eh, Umberto Serafini. Umberto Serafini, che è uno dei principali esponenti del, del movimento Comunità, farà parte della direzione politica. Oltre ad essere uno dei membri eh, sin dall'inizio del, del Consiglio delle, delle Comunità, eh, sarà uno degli esponenti e dei, dei principali eh, coordinatori del, del Consiglio dei Comuni d'Europa, attività che continuerà anche dopo la cessazione del movimento comunità. Quindi eh, Serafini proseguirà il suo impegno eh, politico, Serafini ehm, scrive fino eh, probabilmente uno degli ultimi volumi eh, degli anni 2000, se non vado errato, ehm, sul, sull'Europa o comunque è stato ripubblicato da, da Fondazione eh, Olivetti. Eh, I suoi scritti europei proseguono e lui dedica molto della sua attività. Eh, non solo all'idea federalista ma soprattutto al Consiglio dei Comuni d'Europa. Sulla connivenza Stati Uniti-Movimento Comunità, effettivamente ehm, diciamo da, dalla consultazione dei documenti presso gli archivi americani emer emergono numerosi punti di contatto, questo peraltro è anche abbastanza noto, non è emersa e l'ho ricercata, ricercata perché da più parti eh, si sottolinea questa mh, eh, anche commissione da un punto di vista economico. Quindi le sovvenzioni economiche, come giustamente citava, eh, citava lei: le convenzioni economiche alle attività di Olivetti e quindi colla collateralmente anche alla costruzione del Consiglio dei, dei Comuni d'Europa. Non ho trovato alcun documento. Che ciò non vuol dire che, che non ve ne siano. Però, non ho trovato nei, nei fondi consultati presso i National Archives, documenti che in qualche modo certificano queste sovvenzioni o che comunque lasciano presagire o, o trasparire. C'è sicuramente un, uh, un interesse statunitense, c'è cioè il, il documento che certifica il coinvolgimento diretto di, di, Adriano, Livetti, di Adriano Livetti come informatore dei servizi, dei servizi statunitensi, questo è noto, oramai è stato reso noto da tempo. E, insomma, gli ultimi incontri certificati tra gli agenti della CIA ehm, sono del 1956, c'è cioè proprio un report di un'intervista fatta ad Ivrea da due agenti, chiaramente non con il nome segretato, ad Adriano Rivetti, proprio relativamente alla prospettiva di sviluppo. Politico e sociale del movimento comunità anche in vista delle elezioni del 1958. e Quindi c'è questa commissione con gli Stati Uniti, tuttavia al momento, oggi possiamo escludere, a meno che non vi siano dei documenti ulteriori, una somministrazione diciamo esplicita o che comunque sia riconducibile in qualche modo. Dai documenti questo non emerge e ho cercato per poter in qualche modo argomentare. Ecco, questo tipo di, di riflessioni che vengono, eh, che vengono poste su via di Porta Pinciana è, 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 è assolutamente così, era la sede del centro comunitario eh, di Roma, de, quindi della sezione del movimento comunità di Roma ma anche di tante altre associazioni tra cui l'ufficio eh, di Olivetti e del consiglio dei comuni d'Europa dove aveva peraltro spesso eh, diciamo dove eh, risiedeva

dei verbali, delle riunioni del, del movimento, soprattutto della direzione politica, dove ovviamente c'erano Serafini, Ferrarotti, Fichera, eh, Motta e, e Olivetti, quindi insomma i principali esponenti del, eh, del movimento, si parlava del Consiglio del Comune d'Europa, veniva posta la questione, quindi all'interno del movimento si parlava. Poi è chiaro che... Molto fu demandato al ruolo di, di Serafini che venne incaricato per l'appunto di, di coordinare questo, questo soggetto e i rapporti con questo soggetto. Altre domande? Ecco la domanda. In realtà non è una domanda, è una considerazione. Volevo ringraziare il relatore piemontese eh, di aver parlato della mia frazione di nascita, Cesnolo, cioè in questi termini e in questo luogo, perché questa cosa mi ha veramente eh, emozionato. Mi ha fatto rivivere beh, conoscenze che, che, che avevo ovviamente, il conte Luigi Palma di Cesnola, il, il fatto che sia stato riportato qui il pranzo, il famoso pranzo, che però eh, io pensavo si fosse tenuto proprio a Cesnola, lei mi dice a Carema. Cesnola. A, Ca a Cesnola. Se ho detto Carema ho sbagliato. Ah, era appunto. Era, no. C'è cioè, questo, anche questo interrogarsi sul, sul contesto che ha potuto permettere la nascita e lo sviluppo di un personaggio come Olivetti. Anziché continuare a interrogarsi sulle, sulle conseguenze, sui lasciti eh, della, della sua presenza, è effettivamente un punto di vista insomma, non, eh, non abituale. Non ho comunque nessuna domanda a questo riguardo. Grazie comunque perché mi ha veramente emozionato questa cosa. Se non ci sono altri interventi, direi che potremmo passare anche. Se mi se Geller, dov'è Geller? Ma se no mi prendo io, la, mi auto, autorizzo da solo a procedere, <ride> indipendentemente, insomma, indipendentemente dalla, dalla tempistica. Eh, eh, maintenant, on va a donner un regard sur le, sur le future. Sur le future avec, eh, Anne -Marie, Madame Anne-Marie Granet est professeure émérite d'histoire contemporaine euh, à l'Université de, de Grenoble. Euh, le thème, sur le thème, les, elle parlera sur le thème Les communautés de montagne face aux enjeux du XXe siècle. Et on a à vous la parole. Merci. Merci. D'abord, euh, merci euh, à Messieurs Perrier et Céline pour l'invitation. Euh à participer à cette, à cette journée et merci aux organisateurs des fondations pour, pour leur invitation à réfléchir sur les enjeux du futur pour les communautés de montagne. Et puis peut-être aussi, je vais d'abord avant tout m'excuser de parler en français, je ne sais pas parler italien, donc je vais parler en français. Et je vais dire en plus, euh, enfin, par rapport à ce que j'avais euh, euh, commencé, euh, préparé, je vais dire des grandes banalités par rapport à tout ce qui a été dit depuis ce matin euh, et puis cet après-midi aussi. Donc ça va être assez général. Ce sera peut-être aussi le point de vue français et ce qui permet peut-être hein, euh, de voir que les montagnes ont des problématiques communes, mais aussi peut-être aussi des spécificités. Et pas seulement entre France, Italie, Suisse, euh, Autriche, Allemagne, Slovénie, de l'arc alpin, mais peut-être aussi euh, au sein même euh, des, euh, des pays. Ce qui, ce qui remet en cause aussi, peut-être aussi parfois, la question des, des nationalités ou des nations. Mais ça, c'est une autre question. Alors, si j'ai accepté de, de participer... Attendez, je, je retourne parce que je n'ai pas la... Main. Voilà. Eh, madame le, un peu plus avec le micro un peu plus près voilà vous m'entendez mieux d'accord merci donc si euh, il peut paraître paradoxal qu'une historienne vienne parler du, du futur hein, de, voilà, pas, en général les historiens euh, on les cantonne au passé à l'analyse du passé éventuellement du présent mais pour moi, ça, on le sait, puis ça a été montré depuis ce matin, l'histoire n'a de sens et c'est une science des temporalités, c'est-à-dire passé, présent, futur. Et on a de, le sens de notre discipline, l'histoire n'a de sens que quand on relie le passé évidemment à l'aune du présent de ce que nous savons, de ce que nous nous représentons, et on s'inscrit toujours, on, on inscrit toujours ces analyses dans un temps long, amont, hein, ce qui serait le passé, et, dans le fond, pour essayer de, de, de comprendre les continuités, les effacements, les renouvellements, les ruptures, les transitions de, qui se sont passées, ce qu'on appelle maintenant, enfin, en France, il y a un terme qui est, qui est beaucoup utilisé, qui s'appelle les trajectoires, des des hommes, des territoires, ce qui est assez intéressant parce que ça permet d'inscrire dans la continuité, mais aussi de, de penser les cycles de retour, qui, se, qui sont souvent euh, non pas la même chose, mais des choses analogues, et en vue non pas de faire du devinisme, mais un peu de prospective, parce que euh, ça permet un peu de penser. Euh, ce qui peut se passer non pas dans un, un temps très proche, mais en essayant de penser les continuités aval. Et je pense que c'est comme ça que moi, j'ai toujours fonctionné euh, dans mes recherches euh, qui portaient en particulier sur les territoires de montagne, mais pas que, à l'aune de la mémoire, que qui était un des aspects sur lesquels je travaillais autour de quelques thématiques qui ont été d'ailleurs parfaitement présenté ce matin, parce que pour les communautés de montagne, ça s'y prête particulièrement. Les mobilités, les risques, le tourisme, je vais y revenir. Mais il me semble que, j'ai oublié mon mon... élément, ce que je voulais dire aussi, c'est que il faut quand même aussi parfois contextualiser, et attendez, je vais revenir en avant, je me suis trompée dans mon. Voilà. Donc, il est intéressant de, de poser ces, ces questions euh, de ce que va devenir euh, le futur de ces communautés de montagne, évidemment, à l'aune des changements climatiques, qui est la grande thématique actuelle euh, que l'on pose comme un des cadres de fonctionnement. Et euh, cette, cette question des thématiques de, de, du changement climatique, évidemment, euh, c'est intéressant de la poser pour les territoires de montagne. Parce que les territoires de montagne, ça a été dit ce matin aussi, ce sont des territoires où tout se pose de façon exacerbée, de façon amplifiée, euh, tout simplement parce qu'il y a la pente, il y a l'altitude, il y a le climat et il y a aussi euh, les écarts de température. Tout y est accentué, y compris euh, les, phénomènes, les phénomènes physiques et les phénomènes humains. Mais euh, le changement climatique, eh bien, euh, c'est intéressant d'abord de euh, partir euh, d'un document, parce qu'un historien part toujours d'un document, et partir d'une photo, et d'une photo qui est un paysage, parce que les paysages, euh, c'est aussi euh, tout à fait important dans, dans ce lien passé, présent, futur, hein, parce que c'est ce que l'on voit, c'est ce que l'on voit d'un territoire. Hein, c'est aussi ce que l'on voit d'un territoire qui est une construction de strates successives. On retrouve ces trois temporalités que j'évoquais. Mais c'est aussi ce qu'on ne voit pas. Un paysage, c'est ce qu'on voit puisqu'on ne voit pas ou c'est ce qu'on ne sait pas voir ou c'est ce qu'on sait voir. Alors le paysage que j'ai choisi, c'est un paysage emblématique pour les territoires de montagne et pour la question du changement climatique et du tourisme, c'est la mer de glace. Peut-être que ce n'est pas tout à fait la mer de glace que vous avez connue en tout cas c'est une mer de glace à l'heure actuelle avec le rétrécissement énorme de ce qu'a été le lieu emblématique qui a construit un des éléments du tourisme à Chamonix et avec l'aiguille du midi et avec toutes les ascensions et cette mer de glace sur cette photo que je trouve intéressante parce qu'on a à la fois la langue glaciaire qui est en train de se rétracter sous l'effet du réchauffement climatique, et puis euh, cette, euh, cet usage quand même maintenu et adapté du, du tourisme, puisque c'est un lieu où arrive tout le tourisme international, avec les terrasses où on va aller voir euh, cette, cette peau de chagrin que représente ce glacier en rétraction. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a l'aspect écologique, on a l'aspect économique. Mais aussi, on a l'aspect recherche, puisque la mer de glace est aussi un haut lieu où les chercheurs vont essayer de trouver des solutions pour ralentir le, 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 le la rétrécissement du glacier, sans doute en mettant des toutes sortes d'installations pour que le glacier résiste. Alors, en même temps, cette mer de glace et ce changement climatique, eh ben, on voit que ça pose des questions, des interrogations sur ce qu'on va faire, mais. Comme je le disais, il est nécessaire de contextualiser toujours les choses, ça c'est un peu le, le propre de l'historien. Et je vous ai mis donc deux éléments. Un élément qui est tout à fait contemporain, ce qui est une récurrence qui arrive souvent dans les, dans les territoires de montagne, l'hiver, l'absence de neige et la... Crise qui fait trembler les stations. C'était euh, à l'aune de, 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 de euh, 2011 déjà, hein, la crise de 2008. Vous voyez, on aurait pu penser que c'était cette année avec la crise du Covid, mais non, c'était déjà en 2011. Et puis, je vous ai mis un texte que j'ai trouvé dans un euh, une, une organe de presse des Hautes-Alpes, enfin qui s'appelle Les Dauphinois de Paris, parce que c'est aussi quelque chose qui est lié aux mobilités. Et voilà ce qui est écrit dans cet article des Dauphinois de Paris en 1914, en février 2000, 1914. Depuis quelques années, nos hautes vallées alpines semblent jouir d'un privilège réellement remarquable. Pas de neige, pas de froid, un soleil splendide et le spectacle charmant de voir s'épanouir dans nos jardins ces violettes, signes avant-coureurs d'un printemps précoce. Soyons heureux de cela. Et espérons que la campagne 1914 se maintiendra suivant ces excellents pronostics. Alors, ça paraît étrange. D'une part, on pourrait dire, tiens, si on était climato-sceptique, on dirait, regardez, hein, euh, il faisait déjà chaud euh, en, en 1914. Bon, ce qui passe, ça, qui est intéressant, c'est surtout de voir que. À l'époque, l'hiver est véritablement la saison morte, la saison redoutée, et que voir arriver un printemps précoce en 1914, c'est au contraire une bénédiction. Alors que maintenant, pas de neige en février, c'est une catastrophe. Et donc, on voit bien le renversement qui peut y avoir, selon l'analyse que l'on peut faire d'un aspect climatique selon les périodes. Et puis, petit, petit élément qui est moins, moins gai, c'est le pronostic d'un printemps qui radieux quand on sait qu'on met en 1914 et quand on sait ce que sera les quatre années qui s'y vivront. Alors, ce que je voulais dire là, cette nécessité de contextualiser, eh bien, je voudrais terminer par un dernier élément qui est tout à fait important et qui pose problème et qui va introduire aussi à ce que je voudrais dire, c'est la fameuse notion du paradoxe alpin qui a été créée par quelqu'un que vous connaissez sans doute très bien ici, c'est Pierre Paolo Viazzo qui est notre collègue de Turin, anthropologue, et qui... Pour contrer euh, Fernand Brodel, historien français connu aussi, qui euh, décrivait les territoires de montagne comme des territoires sans histoire, ce qui, quand même, il connaissait mal, hein. il connaissait bien la Méditerranée, mais moins les Alpes, et comme des territoires d'où l'on partait et où, enfin, quand on arrivait en ville, on entrait dans l'histoire. Et Pierre Paolo Viazzo a. Contré, comme tous les historiens qui ont travaillé sur les mobilités, dont, dont, dont je fais un peu partie, eh bien, euh, a, avait montré qu'au contraire, le paradoxe alpin, c'était pas que les gens partent, hein, c'est que les gens restent, et qu'il y ait autant de populations qui restent aussi longtemps, malgré les conditions difficiles dans ces territoires. Alors. C'est juste un rappel que je voudrais faire très rapide. Il faut que je regarde l'heure. Hein, voilà. euh, juste parce que ça a été euh, rappelé ce matin et très bien. Et donc, je voudrais juste reprendre parce qu'il est important, chaque fois, quand on veut penser l'avenir, de s'inscrire dans la longue durée, je le disais, dans des fondements qui expliquent pourquoi euh, les politiques qu'on va pouvoir mener, pourquoi les, les, les analyses que l'on peut faire, eh bien, trouvent un, un écho ou pas du tout. Et je crois que c'est euh, là peut-être la tâche des historiens d'essayer de faire comprendre ce, comment les communautés ont pu vivre dans des territoires quels qu'ils soient. Alors la première des choses que vous savez très bien, c'est que euh, ces communautés de montagne, contrairement à l'image que souvent euh, les gens qui ne les connaissent pas ont, ce sont des communautés qui ont su s'adapter tout au long de leur histoire. S'adapter, ça ne veut pas dire changer brutalement c'est s'adapter en fonction de ce qui leur paraissait tout à fait important d'abord s'adapter au territoire je disais les territoires de montagne c'est des territoires difficiles des territoires fragiles contraignants et des territoires qui pour pouvoir y vivre faut construire faut aménager il faut le connaître et en particulier on le sait aussi c'est que quand il y a des pentes il y a des risques, il y a des époulements, il y a des chutes de blocs. Et on avait travaillé il y a quelques années avec une collègue d'ici, bien connue, à la, qui s'appelle Claudine Remacle, dans le cadre d'un Interreg, hein, qui, est, qui fait aussi partie de ces, ce qui explique que j'avais... Accepter c ces liens qu'on peut avoir quand on est historien, de travailler aussi avec les acteurs du territoire et avec les élus, parce que je crois que c'est aussi la fonction sociale de l'histoire que de travailler. On avait travaillé sur les risques, les risques inondations, avalanches, chutes de blocs, comparer ce qui en France est. Euh, dans le Val d'Ost et on avait, ce qu on, sur un certain nombre d'années, montré que ces communautés de montagne avaient développé une gestion sociale des territoires et une gestion durable des territoires. Non pas un développement durable, mais une gestion. Qu'est-ce que cela veut dire quand je dis gestion durable des territoires C'est-à-dire prendre ces territoires pour faire que la vie... Puissent se transmettre aux générations suivantes. Contrairement à ce qui a longtemps été dit, notamment en lien avec la politique forestière qui était évoquée ce matin, eh bien pour pouvoir vivre dans ces territoires, les gens savent qu'il y a des risques et ils font avec. Ils font avec, non pas qu'ils les subissent avec passivité en se disant Ah, le ciel va nous tomber sur la tête, mais véritablement essayer de réduire au maximum la question des risques. Et. Depuis fort longtemps, les communautés de montagne l'ont su le faire en implantant les villages où il fallait, en mettant des replis de terrain, en bâtissant des terrasses qui avaient à la fois l'intérêt de faire des, des, des terres qui pouvaient être un peu plus plates et surtout réduire les écoulements de neige ou de pierre. Et puis quand. Euh, ça arrivait quand même, et on savait s'entraider, on savait demander des aides et des prélèvements. Donc tout ça est tout à fait important, répondre aux enjeux des territoires. D'autre part, construire dans ces territoires un système économique et social pour assurer la continuité. Parce que, contrairement à ce qui a été dit, notamment, je disais tout à l'heure, par la politique forestière qui avait accusé, notamment en France, je ne sais pas ici dans le Val d'Os, mais en France, on accusait les communautés de montagne d'être responsables de toutes les inondations qui avaient lieu et des dégâts qui avaient lieu en plaine. Eh bien, ces communautés ne géraient leur territoire, ne n'exploitaient pas la forêt, ne le, mais au contraire, essayaient de faire que les choses puissent continuer. Et cette continuité, elle est assurée aussi par les mobilités. Je ne vais pas insister parce que ça a été abordé. Ces mobilités qui font qu'on est toujours entre le haut et le bas. C'est-à-dire que les communautés de montagne ne sont pas des espaces ou des isolats, comme on l'a souvent dit. C'est quand même des communautés qui, qui sont avec le, les hautes vallées en lien avec les que ce soit les villes des Piémonts ou les villes plus lointaines, elles sont toujours en, en, en lien sur la pente et euh, cette mobilité qui est, qui est effectuée, ça permet, ça permet de continuer à laisser les maisons euh, et les cellules économiques euh, rentables et vivables. Cette mobilité, elle s'associe à la polyactivité qui est aussi une des dimensions majeures euh, qui fait que ben, l'hiver qui est long ben, on trouve une autre activité soit sur place soit à l'extérieur et quand je faisais ma thèse il y a fort longtemps eh bien j'étais venu voir à biella ce qui en connaît bien ici toute la question de, de ces gens qui sont partis très loin en amérique latine comme euh, les gens sur lesquels je travaillais dans les hautes alpes étaient partis aussi euh, pour non pas par misère comme on le dit souvent mais simplement pour euh, trouver autre chose et dans un système économique qui n'était pas du tout un système du, de l'exode rural comme cela a été dit. le lien entre le haut et le bas, eh bien, il se fait aussi dans le temps, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'industrialisation va faire que les communautés vont trouver des, et vont descendre dans la vallée en, avec toute l'industrialisation qui se mettra en place. ce qui va aussi, faire déjà arriver des populations de l'extérieur, qui n'étaient pas forcément ceux des hautes vallées qui vont travailler, qui trouvent des emplois, qui parfois sont partis et font d'autres métiers, puisqu'il y a des spécialisations selon les vallées, et on voit arriver dans les vallées, à certains moments, une, toute une population. Donc des, des, des choses qui sont tout à fait construites. Et cette, cette, cette façon de faire, eh bien, elle est aussi en, 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 en lien avec la, la nécessité, je le disais, d'organiser de, de, de les équilibres avec la nature. Et véritablement, on pourrait dire qu'à la fin de, du XIXe siècle, ce qui va changer beaucoup dans, ces, dans les hautes vallées en particulier, eh j'ai souvent l'idée de dire que euh, le plus grand changement, c'est la vitesse. C'est la vitesse parce que avant, quand on circule dans les sentiers, dans les cols, dans les passages, qu'on soit en plaine, bon, on va un peu plus vite parce qu'il y a des diligences. À pied, on va un peu moins vite. Mais l'écart va s'accentuer à partir du moment où il y a le train où il y a la route carrossable qui va transformer totalement les choses et va faire que les territoires de montagne vont devenir plus loin, plus plus difficilement accessibles, ce qui était moins le cas avant alors, ces territoires accessibles ou inaccessibles, eh bien, ils vont être transformés par une des activités majeures, qui est le tourisme, et où j'ai mis solution et ou problème pour ces territoires, là aussi, dans la longue durée. je vais aller très vite sur le fait que ce qu'on sait très bien sur le changement du regard sur ces territoires à partir de la fin du, 19e, du 18e siècle, pardon, mont-blanc, hein? 1786, mais surtout qui fait que les, les Alpes en particulier, mais pas que, ne sont plus simplement des territoires traversés pour aller du nord de l'Europe vers l'Italie sud ou dans, de l'Est en l'Ouest, mais vont devenir des territoires où l'on vient, vient pour y séjourner, ce qui change complètement la donnée. Des territoires que, où l'on vient d'abord pour connaître la nature, c'est d'abord des, des scientifiques qui viennent expérimenter la physique, la géologie, etc. Et puis ensuite, on y vient pour pratiquer le sport, l'alpinisme, l'excursionnisme, pour travailler son corps et euh, développer tout autour de ces pratiques-là euh, toute une sociabilité, des clubs alpins, des, des sociétés de touristes, des associations de marcheurs, etc. En général, les élites urbaines qui s'approprient ces territoires, qui demandent des aménagements et qui vont véritablement s'approprier à la fois par les aménagements, mais aussi symboliquement, par le regard, la photographie, eh bien, ces territoires. Alors, vous avez un texte ici que je n'ai pas le temps de lire, mais qui renvoie à, ce, à, ce, à cette espèce de construction d'un récit qui va faire du tourisme. Ce qui a été la solution pour les, les, les montagnes. Et en particulier, c'est une conférence qui est tenue à Gap en 1947 dans. dans une conférence, et très souvent, on s'aperçoit que les gens reprennent exactement les termes et les thèmes qui étaient développés auparavant. Et en particulier ce qu'il est dit là en 1947, qui sera moins dit après, c'est-à-dire qu'évidemment, la montagne, qui était un espace répulsif, devient attractif, une terre maudite qui devient une terre véritablement recherchée. Et alors, les alpinistes, les ingénieurs, et les médecins hygiénistes, qui est tout à fait intéressant parce qu'on a aussi à un moment donné la montagne qui va devenir, et, et au-delà des alpinistes et des excursionnistes, ça va être le bonheur des Alpes. On veut venir y soigner les gens qui ont la tuberculose et on vient y chercher des solutions pour régler les problèmes de santé, tout en décriant évidemment les populations de montagne qui, elles, qui avait dans les endroits la cohabitation homme-animal ne vivait pas selon des principes hygiénistes et ça c'est dans les archives on le trouve très très souvent. Alors cette cette idée de, de changement d'usage des territoires avec le tourisme est tout à fait importante parce que le tourisme en fait va va évidemment mettre en œuvre des nouveaux métiers les guides les les guides qui n'étaient pas seulement ceux qu'ils aient traversés, mais qui vont maintenant aider ceux qui montent au sommet, mais aussi tous les personnels dans les hôtels, où on va mettre tout ces, toute ces, cette clientèle qui vient pour les loisirs, qui va déjà créer un premier une première problème, pourrait-on dire, c'est-à-dire qu'à la fois un avantage et un inconvénient, c'est-à-dire que euh, ça va permettre aux habitants de trouver des emplois sur place. Donc cette pluriactivité va pouvoir s'effectuer sur place, sauf qu'elle entre en concurrence, puisque c'est un tourisme estival, elle entre en concurrence avec les activités agropastorales qui étaient euh, en place. Et donc il va y avoir là aussi euh, des adaptations, même si on continue à avoir cette polyactivité qui continue d'ailleurs toujours, hein, entre moniteurs de ski et autre chose. Mais euh, le principal changement, euh, évidemment, va être avec l'arrivée au début du XXe siècle euh, de l'activité hivernale, et en particulier du ski, qui va euh, permettre d'avoir cette double saison euh, qui n'existait pas auparavant sur place, avec évidemment l'arrivée euh, de, je vous ai mis l'affiche là, des premiers Jeux olympiques. Et tout ça va redonner, redonner de la valeur aux hautes vallées qui, auparavant, était, euh, était euh, un peu abandonnées et laissées euh, sur le côté. Donc vous voyez qu'on a euh, tout un discours qui est créé sur euh, le rôle du tourisme. Et on a l'impression que ce discours qui est tenu sur le tourisme comme facteur de changement et de solution comme dans la revue du CAF du Club alpin français en 1932. Mais si on regarde un peu des avant, vous avez quelqu'un comme Bourrit, qui est un, un, un voyageur qui vient régulièrement à Chamonix, qui écrit dès la fin du XVIIIe siècle que les premiers touristes ont permis l'enrichissement de la vallée. Alors cette notion d'enrichissement de la vallée qui va se traduire par des équipements, d'aménagements routiers, des, des hôtels, eh bien, dans le fond, va être pratiquement modélisé après la Seconde Guerre mondiale, en particulier en France, et modélisé par les géographes, par les ingénieurs et par un certain nombre d'experts, comme on va les appeler. Et vous avez ici, je vous ai mis une phrase d'une géographe célèbre à Grenoble, qui est Germaine Véret, qui va ici va plaider et on a comme ça dans les archives toutes sortes de, de, de rapports, d'enquêtes qui, qui mettent en avant euh, ben la façon dont il va falloir euh, véritablement développer le ski comme étant la solution, la solution de la haute montagne euh, vers, euh, pour, pour, ces, euh, pour ces communautés. Donc elle fait un parallèle extrêmement intéressant en disant qu'il y avait la houille blanche. Euh, à la fin du 19e et au début du 20e siècle le ski devient ce qui sera d'ailleurs ce qu'on appellera l'or blanc euh, euh, à partir des années 60 donc effectivement on a la, 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 le développement de toutes ces stations qui permettent et le ski va apparaître comme la solution de la modernité ce qui permet de moderniser puisque on a toujours euh, construit l'image des, des hautes montagnes comme les lieux de l'archaïsme, les lieux du retard, le ski permettant à ces stations de rentrer dans ce qu'on pourrait appeler la normalité moderne. Vous avez ici des imagettes que j'avais prises d'un. D'un documentaire qui était au début de la télévision, Villes et Villages, qui les imagettes ne sont pas très bonnes. Ce qui était intéressant, c'est qu'il était construit en deux parties. L'archaïsme où on montrait les personnes âgées et pratiquement avec l'image des personnes retardées qui vivaient avec les animaux, et puis la jeunesse qui avait saisi le, le train de la modernité, modernité qui est construite comme étant apporté par des gens de l'extérieur, ce qui est aussi intéressant, c'est-à-dire que la modernité peut pas venir des communautés de montagne, alors que parce que c'est évidemment des gens de l'extérieur qui construisent, mais ça a été construit tout au long de l'introduction du tourisme. Alors évidemment, ce ski bah, va donner lieu à, euh, en France et je pense un peu euh, d'une façon à peu près analogue partout, à un développement de ce qu'on va appeler euh, dans le, le moment de la reconstruction post-seconde guerre mondiale, et puis de ce qu'on appelait les Trente Glorieuses, maintenant qu'on appelle plutôt les Trente Pollueuses, mais en tout cas les Trente Glorieuses, au moment de l'enrichissement relatif mais général des classes moyennes au plan neige, dans une conception de l'urbanisation de la montagne avec des modèles qui sont la ville à la montagne. Et vous avez ici un des exemples qui est, qui est tout à fait intéressant, tiré aussi d'un d'un élément de, 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 de l'INA où on vous décrit ce qui semble être le bonheur sur, euh, sur Terre, c'est-à-dire cette façon de venir faire du ski dans des bâtiments en ce qu'on présente comme l'époque, quelque chose d'extraordinaire, la multipropriété, c'est-à-dire vous achetez une semaine ou 15 jours de ski dans un immeuble et vous pouvez venir donc chaque année et tout est conçu comme étant euh, on le sait très bien c'est un des modèles ce qu'on appelait les stations intégrées c'est-à-dire l'immeuble les galeries commerciales en bas les remontées au pied et vous êtes là pour faire du ski de 9h du matin à 17h pendant 7 jours donc ce modèle de la station et s'est développé euh, partout et a été le modèle pensé dans un certain nombre de territoires d'altitude dans des espaces où il n'y avait rien en tout cas c'était des alpages, c'était les lieux des communaux, mais où il n'y avait pas de bâtiments. À côté de cela, il y a une autre modèle qui qui, se, qui existe et qui continue, mais qui semble être moins euh, euh, pas le modèle dominant, c'est les stations villages. D'ailleurs, qui serait intéressant de, de voir parce que ce sont des modèles qui, qui ces deux modèles que l'on oppose, le modèle de la communauté et le modèle de la corporate, comme on dit, la station intégrée ou la station village, c'est-à-dire comment la station se développe progressivement à partir d'un village ou au contraire, comme, comment ces stations sont autour de euh, euh, territoires qui n'étaient pas, euh, pas habités. Alors évidemment, euh, cette, cette station de, de, du discours de la modernité, je peux vous en mettre beaucoup. En même temps, la modernité passe aussi par les équipements, et ça dès le début du XXe siècle, avec les téléphériques et les bennes, mais en même temps, euh, avec toujours plus de technologies. Euh, technologie. Ici, je vous ai pris un exemple d'un d'un télécabine qui est, qui est tout à fait intéressant, pris sur le site hein, d'une station qui est Les Arcs-La Plagne. Au milieu, il y avait un village qui était une station-village qui était pézé valandry qui est euh, autour du parc de la Vanoise. Et ce qui est tout à fait intéressant, créé pour traverser la vallée de pézé valandry sans l'abîmer. Ce qui est un élément tout à fait important dans une période où on commence à se préoccuper des effets sur le paysage des implantations technologiques. Cette, cette benne qui relie deux stations qui sont elles-mêmes très importantes, la plane, ce sont des grandes stations, les arcs aussi. Déjà, vous êtes très bon skieur si vous faites une station dans la journée. Deux stations, c'est vraiment pour faire de la benne toute la journée. Ce qui veut dire qu'en fait, la benne n'est pas là pour. Alors, on la vend maintenant comme étant. Ça permet d'éviter de faire de la route et de la circulation. Donc, c'est écologique. Mais euh, vous avez aussi l'idée qu'il y a une concurrence qui va, se, qui va se faire entre les stations pour avoir le plus grand nombre de euh, kilomètres de piste. Donc, on est passé dans, une, dans un système qui va être toujours plus. Mais en même temps, on, on s'appuie sur le passé, c'est-à-dire qu'on reprend des technologies qui étaient euh, euh, adaptées d'anciennes technologies, euh, les barrages hydroélectriques, et on reprend tout ça. Et puis on oublie qu'il y, qu y a eu quand même d'autres activités, c'est-à-dire que ce tourisme-là, autour du ski, euh, est de, a eu tendance, et notamment à partir des années 60-70 qui était une activité secondaire est devenue une activité principale et progressivement a éliminé les autres activités, en particulier bien entendu l'industrie qui dans le même temps euh, l'industrie de l'hydroélectricité, l'électrométallurgie a commencé à décliner. Euh, notamment dans le cadre de la mondialisation d'un certain nombre de choses. Et puis, euh, tout ce qui était l'agro-pastoralisme, la, la, en tout cas, euh, était véritablement passé euh, sous silence et euh, véritablement euh, euh, plus l'activité dominante. Alors, évidemment, toutes ces stations vont développer une concurrence pour essayer d'attirer. Essayez d'attirer tout en étant de plus en plus uniforme, c'est-à-dire qu'avec un bâti qui se ressemble, sauf évidemment avec des niveaux sociaux, économiques différents, quand vous voyez ici la photo que je vous ai mise, qui est... Quelque chose que vous connaissez peut-être, qui est le hameau à Verbier, qui est une espèce d'isola dans, dans la station, c'est-à-dire avec des chalets dont le prix, je ne sais même pas à quel niveau on peut le qualifier. C'est un, un endroit où personne ne rentre, il n'y a pas besoin de mettre de vigile parce que ça fait comme une espèce de, de lieu où on sait qu'on n'y est pas. Bienvenue parce que c'est de l'entre-soi pour des gens très très riches, peut-être des oligarques russes qui maintenant n'y viendront plus, mais il mais y en a d'autres. Hein, donc euh, vous avez là, et avec véritablement... Euh, du, du faux vrai, c'est-à-dire que c'est tout neuf, mais ça fait vieux. Vous avez même une chapelle à l'ancienne, vous avez un four banal, tout est, tout, est, tout est artificiel, vous avez même un lac avec des canards, enfin bon, vous voyez le genre de choses, les représentations que l'on se fait. Et alors, ces concurrences passent lors des sites, alors, ce qui est tout à fait intéressant, je n'ai pas le temps de faire une analyse de tout cela, mais... Vous avez, regardez bien cette, cette, cet élément de, de la station d'Oron dans les Alpes-Maritimes, où on vend là la technique et le ski extrême. Hein, voilà. Et puis vous avez évidemment ce modèle de station qui, qui va de plus en plus être remis en cause, remis en cause pour plusieurs raisons. D'abord le contexte, les, contextes, les nouveaux enjeux, les nouvelles attentes, et puis euh, évidemment le ski euh, qui est devenu une redevenue, je dirais, une activité extrêmement coûteuse qui n'est plus possible pour l'ensemble des personnes qui pouvaient venir dans les années 70. C'est-à-dire que Superdévolu, lui, qui était destiné à une clientèle moyenne, pourrait-on dire, ce genre d'endroit, de, euh, maintenant, ce sont des, des, des lits vides, ce qu'on appelle des lits froids, parce que euh, les personnes n'ont plus euh, forcément les moyens de venir, et avec une dégradation de ces euh, de ces... Euh, de ces éléments. Avec évidemment 1960, 2000, 2010, 2020, des équipements renouvelés, des choix à faire, et un certain nombre de stations se posent la question de ce qu'elles peuvent faire. Les grandes stations sont dans le, la fuite en avant que j'évoquais les petites stations, surtout celles de moyenne altitude, se posent des questions et ferment démontent parfois leur remontée mécanique qu'elles n'ont plus les moyens d'entretenir, et en même temps euh, se pose la question de qu'est-ce qu'on renouvelle, comment on le renouvelle. On avait été sollicité comme ça par euh, par un, un, une commune qui est dans la vallée de Modane, qui est au-dessus de Modane, qui a une qui a une station qui avait au bout des 40 ans, ils étaient, il étaient fallait renouveler les équipements et ils nous avaient demandé ce qui était intéressant, c'est ce que je disais. Pourquoi j'avais aussi accepté de participer à cette conférence, c'est qu'ils nous avaient demandé en tant qu'historiens de venir les aider à penser euh, à l'aune de l'analyse des territoires et des sociétés. Qu'est-ce qui, bien sûr, on n'allait pas leur dire ce qu'il fallait faire, ce n'est pas notre rôle. Mais comment on pouvait comprendre ces territoires et, et leur possible développement Et donc effectivement, euh, le modèle des grandes stations continue à exister. Mais après, c'est quelle station Avec une demande qui est de plus en plus forte dans un contexte global. Tout à l'heure, vous parliez du local et de ces questions-là. C'est des éléments qui sont à la fois très localisés et une mode plus générale de la notion du retour au naturel, du retour à une vie qui soit autre. Ce qui n'est d'ailleurs pas contradictoire, les mêmes peuvent demander un retour au naturel tout en allant dans des demandes de grandes stations. Et vous avez ici mis un article où vous avez une mode qui est tout à fait intéressante, c'est-à-dire qu'on va en forêt et on essaye de se débrouiller, ce qu'on appelle des stages de survie sont d'ailleurs vendus très cher, vous allez essayer de, de vivre sans ressources, mais en essayant de construire vos propres ressources. Il y a des gens qui ont trouvé une vraie manne financière, où aller se, se pendre dans des, sur des faces, vous voyez ici, on voit pas très bien, mais c'est au-dessus du lac d'Annecy, vous passez la nuit accroché à une paroi, non pas parce que vous, vous bivouaquez, parce que vous avez été pris par un, un orage, mais tout simplement parce que vous voulez vous vivre des sensations fortes. Alors, ces nouveaux enjeux, bien, ces nouveaux enjeux, euh, ils, sont, ils sont là aussi des enjeux euh, à inscrire dans un ensemble plus, plus vaste. Le changement climatique, euh, on le sait depuis une quinzaine, vingtaine d'années, enfin, depuis la conférence de Rio, mais, mais, mais ça met du temps hein, à rentrer dans, dans, les, dans la, la façon d'être admis, compris, en tout cas c'est dit, c'est répété. Et vous voyez ici qu'il euh, y a un certain nombre de mesures qui sont prises et, et la montagne dans ce domaine-là n'est pas forcément en retard parce que, comme je le disais au départ, comme tout s'y pose de façon plus aiguë, plus forte, eh bien... Euh, les questions de l'eau, les questions de la neige, les questions de la pollution, les questions de, 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 de maintien des ressources, évidemment, sont au cœur de ce qui est géré par, les, par tous ceux qui s'occupent de ces territoires. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'il y a des stations qui ont compris les choses et en particulier, vous savez que dans les grandes stations, il y a les réserves collinéaires qui sont là pour l'eau. Et ces réserves collinéaires sont très décriées, euh, notamment par, les, euh, euh, <coughs> par un certain nombre de mouvements écologistes. Et ces réserves collinéaires, eh euh, la station de Serre chevalier a décidé d'en faire un atout écologique en disant qu'ils vont l'utiliser pour, pour aussi euh, mettre en avant une, toute une façon de turbiner, c'est-à-dire produire de l'électricité, mais en même temps utiliser l'eau. En fait, on pourrait dire que c'est du verdissement du blanc, hein, euh, mais c'est une façon de, de se réinsérer dans le mouvement général de euh, cette, de cette euh, demande. Euh, de cette demande de, 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 de faire attention à l'environnement. Alors, parce que dans le fond, ce sont des, des chercheurs qui, qui l'ont montré, euh, les enjeux qui se posent sont à la fois climatiques, mais ils sont beaucoup plus larges. Et, et peut-être que les, les problématiques qui se posent au territoire de montagne sont autant des, des problématiques qui sont liées aux attentes. Ou au positionnement des, des, des gens qui y habitent ou des gens qui veulent y venir que simplement du changement climatique et donc en fait euh, c'est toute une question de gestion de ces territoires qui, euh, qui, euh, qui est posée et, et, et notamment euh, euh, l'idée que euh, ben, ces territoires vont proposer d'autres choses et je vous avais montré tout à l'heure le, le, le slogan d'oran qui, qui, qui était sur la technique et puis le ski extrême pardon et vous voyez ici la même station fait aussi une, toute une communication autour du fait qu'elle est au port du parc du Mercantour, pardon, au port du parc du Mercantour. Vous avez un village qui paraît être une station-village. Ici, on ne voit pas du tout les immeubles qui sont là, et vous avez véritablement l'idée d'un endroit calme où on va venir se ressourcer. Donc, vous voyez qu'on est là véritablement dans, à la fois de la communication, à la fois dans la façon dont on construit et dont les, les, les gens qui, qui gèrent cette, ce, ce, ce tourisme va va évidemment euh, penser répondre à une clientèle qui vient chercher euh, des, des éléments euh, qui correspondent davantage à ce qui est les attentes euh, maintenant de la clientèle urbaine. Et puis, vous avez aussi cette, ce, ce que vous aimez, les, les refuges. Les refuges qui ont été un élément de l'aménagement de la montagne à la fin du 19e pour permettre l'alpinisme et l'excursionnisme, eh bien, euh, les refuges arrivent aussi au bout de 100 ans, dans toute une période où il faut les reconstruire parce qu'ils ne sont plus aux normes, puisqu'il y a aussi la question des normes, et puis il faut les refaire, il faut... parce qu'il y a une clientèle de plus en plus forte, et donc il faut, euh, il faut les, les, les adapter. Ce qui pose d'ailleurs un problème parce qu'il y a un autre élément qui a joué beaucoup dans, dans la façon dont... Euh, les choses se sont construites à la fois dans le développement de l'urbanisation de la montagne et en contrepartie, ce qui s'est créé dans les Alpes, on pourrait dire, l'exemple français est connu, mais les parcs naturels à la fois nationaux et les parcs naturels régionaux. C'est-à-dire des lieux où on essayait de garder une montagne intacte. À partir d'un temps dont on déterminait, puisque c'était les années 60, 70, 70 les premiers parcs, on pourrait dire le temps arrêté à partir de t égale zéro pour essayer de préserver une biodiversité, de préserver des espaces qui ne seraient pas gagnés par l'urbanisation. Ce qui est, ce qui est à la fois une, a été une chance pour un certain nombre de territoires, mais qui a amené des conflits extrêmement importants, selon d'autres. Et vous voyez qu'ici, vous avez toute une lecture des, des, de, de, de la nature, qui est une lecture de la nature où il n'y a plus d'hommes. Hein, où il n'y a plus d'hommes. Ce qui, ce qui est, est une lecture qui était faite en opposant les hommes et la nature. Dans ces périodes-là, on a opposé les hommes et la nature. La biodiversité, moi qui fais partie d'un certain nombre de conseils scientifiques de parcs, hein, pendant longtemps, quand on parlait de biodiversité, moi, je mettais toujours les, les humains dedans, les hommes et les femmes, parce qu'on fait partie du tout. Hein, je pense qu'on fait partie du tout. Et c'était quelque chose qui était aussi nécessairement contextualisé. C'était pour réagir contre les aménagements humains, on préservait la biodiversité. Mais on ne peut pas préserver la biodiversité si on n'intègre pas ça dans une lecture plus globale. Alors, ça pose d'ailleurs une question, parce que les parcs pour exister, se font connaître et, et vendent aussi une nature. Et donc, on peut se dire, euh, bien sûr, alors il y a moins de monde qui vient. Mais euh, on, on peut aussi, euh, d'une certaine façon, les parcs autorisent la consommation d'espaces préservés, même s'ils en réservent quelques-uns avec les réserves, et, et, et permettre à, peut-être ce qui est dit, une clientèle éduquée de venir euh, ne pas euh, abîmer cette euh, nature. Mais en même temps, il euh, y a aussi, euh, quand je parlais des refuges qui sont refaits, il euh, y a aussi quelque chose qui change, c'est-à-dire que les refuges au départ c'était quelque chose qui était sommaire, où on venait, c'est-à-dire un refuge justement, où on allait pour pour pour, pour se s'abriter hein, en cas de en cas de, 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 dans une excursion. Maintenant, les refuges sont devenus des, quasiment des hôtels. C'est-à-dire que vous avez des refuges, là vous voyez, il est totalement refait selon les normes, la pierre, les panneaux solaires, etc. Mais ces refuges deviennent quasiment des, des, des lieux où on va. C'est-à-dire on va plus pour faire des sommets, on va pour dormir en refuge. Ce qui change totalement la façon de, de faire. Et, et une, dans un des conseils scientifiques, il y a eu tout un débat sur un refuge qui était vraiment à refaire, où il devait détourner un lac glaciaire pour pouvoir... Alimenter des douches. Alors, les douches pour le gardien, c'est normal. Il passe trois mois, quatre mois l'été, qu'il ait sa douche, c'est normal. Mais des douches pour les les, les clients qui viennent. Et moi, j'avais dit, mais. Si on vient en refuge, on n'est pas obligé de monter, se doucher. On peut quand même aussi redescendre sans se doucher. Quand on sait que c'est détourné, quand même un lac glaciaire dont on se dit aussi qu'après, il y a l'eau qui va diminuer, la question des ressources en eau, etc. etc. On m'avait dit, mais non, mais tu comprends, quand les gens font le tour, il faut qu'ils puissent se doucher. Oui, c'est sûr, c'est meilleur dans les, dans, les, dans les espaces de dortoir, mais quand même, ça pose une vraie question. Est-ce qu'on va dans la montagne pour retrouver le même confort au risque de, 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 de la question de la gestion des ressources voilà. et puis euh, évidemment on est maintenant dans, dans on a modifié élargi tous les nouveaux usages et, et les nouvelles activités dans une société qui, qui ne fait plus la même chose qui fractionne qui fait des, 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 des loisirs sportifs qui, qui, qui sont de plus en plus variés donnant des nouveaux métiers d'ailleurs, hein. même si évidemment on recherche toujours la même chose qu'il y a 100 ans, la traversée, soit à pied, soit en randonnée, euh, avec la grande traversée des Alpes, c'est-à-dire qu'avec toujours cette, cette double problématique et qui, qui, qui complexifie les choses. Et puis évidemment maintenant, je euh, dirais qu'il y a encore autre chose qui va poser de nouveaux enjeux, c'est toute la question de la population, et en particulier... Euh, je parlais tout à l'heure de Pierre Paolo Viazzo et de son paradoxe alpin, et, et qui s'opposait à, à toute la théorie qui était autour des mobilités, qui disait que la ville était attractive et que euh, la montagne était répulsive, la théorie du pull-push. On pourrait dire que maintenant on a le pull-push à l'envers, dans la mesure où un certain nombre de, de ces territoires de montagne attirent attire, euh, des populations. Alors, elles les ont attirées, bien sûr c'était les touristes, puis après ça a été les, les, les saisonniers qui venaient pour les, les, le tourisme. Alors ça attire avec plusieurs éléments. D'une part, ça amène des populations très très nombreuses dans un temps très limité, ce qui pose des problèmes d'aménagement, de lits chauds, de lits froids, etc., d'immobilier, d'aménagement routier, etc., pour très peu de temps en fait. Et puis, phénomène beaucoup plus récent, qui s'est même, en tout cas dans les, dans les territoires de montagne que je connais un peu, qui s'est accentué encore, un phénomène qui, qui a une quinzaine d'années, mais qui s'est accentué depuis le Covid, c'est-à-dire l'arrivée dans des territoires de gens qui viennent s'installer, des retraités bien sûr, mais aussi des jeunes, qui, ont, qui viennent chercher dans les hautes vallées quelque chose qu'ils fuient, et en particulier qui euh, veulent trouver, euh, ils veulent fuir. Et on a eu une enquête comme ça qui portait sur le Vercors, qui est un massif qui est à proximité de Grenoble. Et euh, les questions et les, les, les motifs qui étaient demandés pour les populations, c'était qu'est-ce que vous fuyez Pourquoi est-ce que vous voulez vous installer Pas venir en, en résidence secondaire, s'installer. Eh bien, d'abord, on fuit les nuisances, l'agitation, les bouchons, la pollution. Le stress, le bruit, la canicule à Grenoble, hein, ce qui est le cas, les moustiques aussi, hein, l'été, euh, les difficultés sociales, et puis euh, on veut changer d'horizon, on a envie de vivre en montagne, puis on a envie de vivre pour nos enfants dans une nature préservée. Donc vous voyez qu'on est véritablement dans un changement complet de paradigme et euh, qui est permis avec les nouvelles euh, technologies, en particulier tout le numérique, tout ce qui permet le télétravail. Évidemment, on a des clientèles qui viennent s'installer, qui sont souvent des, des gens qui ont la possibilité d'avoir du télétravail. C'est-à-dire qui peuvent aller une journée ou deux à Grenoble, parce qu'on n'est pas très loin. Et c'est des éléments qui sont extrêmement importants et qui font que maintenant, on a, et ça c'est tout à fait un... Pourtant, de prendre ça en compte, quand on veut penser comment on va euh, aménager, donner du futur à ces territoires, on a des populations de plus en plus complexes dans leur composition, à la fois en âge, en provenance géographique, en métier, en, en, en attente de ce qu'ils attendent de ces territoires. Auparavant, on avait quand même des... des des populations qu'on opposait systématiquement entre les originaires et les, euh, les populations qui venaient. Là, on a des populations extrêmement diverses. Et donc, ce qui pose d'ailleurs des mêmes questions, des relations entre les, les, euh, les anciens et les néo, comme on dit, ce qui était le cas dans les années 70, quand étaient arrivées les premières personnes qui s'installaient définitivement. Avec des, des relations qui n'étaient pas toujours faciles. On a toujours dit, je ne sais pas si ici si on dit la même chose, mais pour se sentir d'un territoire, il faut avoir cinq ou sept générations au cimetière. Là maintenant, les gens se sentent de ces territoires parce qu'ils y vivent, ils créent des associations, ils s'investissent dans les, dans les pouvoirs associatifs, politiques, etc. Et euh, certains, pas tous, en tout cas, ils ont l'intention de véritablement construire quelque chose. Et, et il y a derrière cela, évidemment, un élément qui reste toujours et qui ne fait que s'accentuer et qui est un des éléments de fond, c'est la question du foncier et la question de la terre. La question du foncier a toujours été une question majeure, c'est-à-dire que en montagne, les terres cultivables sont peu importantes, les communaux étaient tout à fait importants et d'ailleurs la richesse en particulier dans un certain nombre d'endroits sur les communes on ne payait pas d'impôts, ce qui permettait d'avoir la richesse qui était l'élevage et pas l'agriculture. Hein, l'agriculture. En tout cas, euh, ces, euh, ces, 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 ces terres étaient euh, gérées, comme je le disais au départ. Dorénavant, la terre est devenue un véritable pouvoir économique avec, selon les endroits, des coûts du foncier qui, qui dépassent l'entendement. Vous allez à Chamonix, vous allez à Courchevel, vous allez dans les grandes stations. Mais même, euh, par exemple, dans le Vercors, qui est à 20 km de Grenoble, euh, il y avait des villages. Maintenant, euh, vous n'achetez plus une maison euh, facilement. Ça coûte aussi cher, même plus cher qu'à Grenoble. C'est-à-dire que vous avez un coût du foncier qui est devenu extrêmement important, qui pose des vrais problèmes pour les anciens habitants qui peuvent plus loger. Donc, avec des phénomènes de redescente. De ceux qui vivaient en, en, en altitude, qui vont se loger en bas parce qu'ils ne peuvent pas se loger en haut. Et donc, on est là dans des, dans des phénomènes aussi qui, euh, qui, qui sont des, des paramètres euh, extrêmement importants à prendre en compte. Et puis, compte tenu de tout ça, on pourrait dire que, évidemment, les, les territoires qui, qui sont et qui retrouvent une population, c'est ceux qui sont à proximité des villes. Euh, si on prend la région de Grenoble, vous avez, vous avez le Vercors, vous avez la Chartreuse, un peu Beldonne, c'est-à-dire vous êtes à, à 20-30 km. C'est-à-dire qu'on est passé de ce qui était, euh, euh, à une époque, euh, les gens qui partaient des centres-villes et qui faisaient les petits, dans les villages à proximité, les lotissements urbains, ce plus les mêmes. C'est d'autres populations qui viennent habiter en montagne, et avec le vélo électrique, qui vont, qui descendent, etc. Et puis, vous avez évidemment des territoires qui étaient quasiment abandonnés et qui retrouvent, qui retrouvent une, une vie annualisée, euh, tout simplement parce que justement, ils sont loin, ils sont un peu isolés. Et ceux qui ne veulent pas retrouver des phénomènes urbains à proximité de la ville vont s'installer dans des, dans des territoires. Le village de Besse en oisant très connu parce qu'il a donné lieu à des colporteurs qui allaient en Russie, en Amérique latine, des colporteurs fleuristes très connus, euh, qui était un village qui est tout à fait intéressant parce qu'il est dans une vallée qui permet de passer de l'oisan à la Maurienne, c'est-à-dire véritablement, pas par la route, hein, par les cols, c'est-à-dire véritablement avec une circulation qui ne tient pas compte de ce qu'étaient les frontières nationales avant. Ce village a été dépassé de 1000 habitants à moins de... De 20, 30 personnes euh, permanents. Il est à nouveau à 100, ce qui veut dire que euh, vous êtes dans, dans, dans des phénomènes qui ne sont pas euh, de trois personnes, de la même façon que le, le Vercors, en, en 40 ans, il a regagné 40% d'habitants. Donc c'est tout à fait un, un phénomène. Alors sera-t-il durable On ne sait pas. Sera-t-il durable Là, ce serait beaucoup de, de prévoir tout cela. Mais euh, si on regarde ce les attentes des nouvelles générations, on peut se dire aussi que euh, il y a des, des, des attentes qui ne sont plus du tout celles qui étaient des années 60. Encore que ça dépend là aussi. On ne peut pas généraliser. Et en même temps, euh, cet enclavement qui, qui paraît être, euh, qui était, qui semblait être quelque chose de compliqué, de, de négatif, eh bien... Euh, venu un atout, je l'ai dit, avec le village de baisse-en oison et avec aussi des des, des éléments où on trouve d'autres solutions avec des nouvelles ressources, des nouvelles ressources, alors euh, avec des spectacles, avec des festivals, avec tout le retour au patrimoine. Je n'insiste pas parce que ce sont des choses que, que vous connaissez. Avec euh, en particulier dans la vallée de Loison, il y a un festival qui est un festival Messian extrêmement pointu sur la musique qui est diffusée, euh, avec euh, euh, vraiment euh, une clientèle qui vient. Avec, euh, et puis vous avez des, des spectacles qui sont qui attirent beaucoup plus de monde. Et puis euh, vous avez aussi euh, ce que je pourrais appeler par un peu par anecdote euh, la façon dont les populations jouent sur les stéréotypes qu'on leur a accolés. Vous avez ici un Savoyard qui, vous savez qu'il y a en France en tout cas. Euh, pendant longtemps, on a traité euh, les habitants de crétins des Alpes, hein. de crétins des Alpes, c'est-à-dire le, le simplet. Hein. Et là, vous avez quelqu'un qui, euh, qui au départ, euh, c'est un homme qui, est, qui, a, qui a une profession dans la psychologie, et il joue, euh, il joue à, au crétin des Alpes. Et il, de gens. Et il y a même un, un, un restaurateur de, de Grenoble qui en a fait sa marque. C'est-à-dire qu'on joue sur un certain nombre de choses. Vous voyez une, tout une, un étal dans, une, dans, une, dans un supermarché, ce qui fait que vous avez des ressources qui sont un retour par le, la dérision. C'est anecdotique, évidemment, mais qui, qui montre comment les populations jouent avec leurs leur, leur solutions d'adaptation. Et puis, il y a un élément aussi intéressant qui est en train de se passer, c'est-à-dire que le thermalisme, qui a été une grande activité du XIXe siècle, qui avait connu ses heures de gloire jusqu'après la Première Guerre mondiale, qui ensuite a décliné tout simplement parce que ça avait changé de clientèle, est en train de revenir comme étant une activité, une activité alors de luxe avec les spas, etc et avec toute une activité qui est de la production de cosmétiques, de cosmétiques bio, de cosmétiques naturels, utilisant l'eau de la montagne, vendant l'eau de la montagne, comme à Saint-Gervais, qui avant était Saint-Gervais-les-Bains et qui se met Saint-Gervais-Mont-Blanc. Et puis, autre élément intéressant, c'est que ces territoires qui ont été dans les basses vallées industrialisées, où l'industrie a eu, pour des questions de mondialisation, des, des départs, des fermetures. Eh bien, vous avez des, des, un peu comme ce que j'expliquais pour des lieux spécifiques, dans ces territoires, vous avez des entreprises qui s'installent parce qu'on leur fait des facilités d'emplacement, de, 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 et vous avez des, des, de la haute technologie qui se met en place. Je vous ai pris ici l'exemple d'une entreprise qui euh, est installée sur le plateau de l'Amur. Dans la Matésine. C'est vraiment un endroit où on va voir le colloque d'ailleurs, un prochain colloque. Euh, tout à fait intéressant parce que ce plateau a été longtemps connu parce qu'il avait. C'était un, un plateau minier, une mine hein, qui était une mine de charbon qui a été fermée après. Des années avant qu'elle soit fermée parce que les, les mineurs résistaient, elle s'est fermée définitivement alors qu'elle était quasi à l'arrêt en 97. Il y a eu un certain nombre de politiques de, de, de réaménagement pour permettre à ce plateau de continuer à vivre et les habitants euh, ont, ont mis en place des structures extrêmement intéressantes, un dynamisme pour pouvoir euh, vivifier le plateau. Et vous avez une entreprise qui est là, une entreprise familiale, une petite PME qui est peu connu que vous connaissez parce que quand vous voyez les horloges numériques dans les gares c'est eux c'est euh, l'industrie gorgit timing c'est à dire une entreprise qui, euh, qui euh, fait de la euh, tout ce qui est les horloges de haute précision notamment pour l'aviation etc et donc dans ce territoire vous avez véritablement euh, des lieux d'attraction pour des entreprises de haute technologie, on n'est pas loin de la ville de Grenoble et des centres de recherche. Et ce plateau met en place une, une structure qui relie et pour accue, accueillir aussi la recherche pour faire un lieu de, où, où l'on va faire venir des chercheurs. Donc vous voyez qu'il y a des solutions qui se trouvent au cas par cas, avec de, la mobilisation des élus et de tout ce, qui est, tout ce que sont les élus pour permettre à ces communautés de vivre. Alors, des, 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 des solutions, il y en a plein. Elles sont en montagne comme ailleurs. Ce que l'on trouve ici, euh, les ressources du territoire, les, les produits locavores, les marchés de proximité, tout ça est quelque chose qui se passe en montagne comme ailleurs. Euh, mais ce qui est intéressant avec les parcs dont je parlais tout à l'heure, c'est que les parcs, dans leur façon de voir les choses, eh bien, ont comme nécessité de d'écrire une charte. Ils ont écrit des chartes à, à, à certains moments et ils en écrivent régulièrement, mais ce n'est pas une charte pour 4 ans ou 5 ans, ce sont des chartes pour 30 ans. Ce qui veut dire qu'il euh, y a tout un travail de réflexion qui est en train de se mettre en place pour essayer de prévoir ce que sont les, euh, les euh, territoires dans 30 ans. Et ce qui est assez intéressant, c'est que je vous ai mis ici. De, euh, deux images qui sont euh, la carte de vœux du Parc naturel régional du KERA en 2012, qui écrivait Partageons des idées nouvelles pour qu'une autre vie s'invente ici. Ce qui veut dire qu'on était déjà dans cette logique euh, de euh, permettre, parce que le KERA est un territoire qui, à une époque, euh, n'a pas choisi le développement, parce que ça ne s'y prêtait pas, puisqu'il y avait des freins aussi très importants, et la réalité du parc aussi, de ne pas devenir des stations avec de la construction énorme. Ce qui a pu paraître être un handicap à un moment donné, devient un atout à l'heure actuelle, dans la mesure où il y a des paysages préservés et des éléments. Et ce qui est aussi intéressant, parce que ça fait longtemps que je suis dans ce conseil scientifique, au départ, il y avait l'opposition nature-culture, comme je l'expliquais. Il y a toute une équipe technique extrêmement intéressante dans ce parc qui maintenant a trouvé son slogan dans sa charte, je vous le lis parce que c'est important et c'est tout à fait significatif de ce que cela dit. Inscrire le territoire dans un mouvement de transition écologique pour assurer l'équilibre homme nature. C'est-à-dire qu'on est revenu dans cette dans cette compréhension de ce qu'est un territoire et de ce qu'il est en fait, c'est-à-dire qu'un territoire c'est évidemment un tout et, et que évidemment euh, avec cette notion d'équilibre hein, et non pas de développement qui est aussi avec euh, véritablement un certain nombre de propositions qui sont faites et euh, ce qui est tout à fait intéressant dans, dans l'exercice qu'on avait fait avec des membres du conseil scientifique on est de disciplines différentes c'était d'essayer de réfléchir avec les habitants et avec les, les élus du parc pour pouvoir essayer de faire que les parcs soient acceptés parce que c'est aussi proposer des choses quand c'est pas accepté par les populations, ça ne marche pas. Je vous ai mis une autre image qui, moi, m'interpelle, me pose problème. Enfin, elle est très belle en soi quand on la regarde, elle, mais ici j'arrête le temps. Ce qui, quand même, pour une historienne, est un peu problématique parce que euh, le temps ne s'arrête jamais. <laughs> Gorgie le montre, euh, disons que les temps, j'ai commencé par ça, il euh, y a des temps cycliques, mais il peut y avoir des cycles. Mais le temps ne s'arrête jamais, on le sait bien, hein, on est sur Terre et on sait très bien que le temps, à un moment donné, s'arrête, mais quand il s'arrête, c'est qu'on est mort. Donc euh, la question là, de ce slogan est un peu problématique et pose question. Mais on est dans le verre-corps, on est dans. Vous voyez, c'est des vélos, des vélos, et, et on est là. Avec, on pourrait faire toute une analyse hein, sur est-ce qu'on retourne vers le passé ou est-ce que c'est est -ce est un territoire qui va vers le futur. Je ne sais pas, je vous laisse décider. Et donc, en fait, pour, pour véritablement finir, je dirais que, voilà. Bien sûr, les territoires de montagne ont toujours eu affaire à, à, faire à des, des enjeux compliqués compliqué et, et que actuellement, eh bien, on pourrait dire que ça n'est pas, pas devenu plus simple. Ça n'est pas devenu plus simple parce que euh, ben, il y a des enjeux de plus en plus multiples qui se, qui, se, qui se posent. Mais il faut faire attention que ça ne soit pas un effet de notre vision à nous et que compte tenu des contextes avant. Euh, les solutions étaient peut-être tout aussi compliquées si on rapporte aux techniques et aux façons dont les choses étaient là. Simplement, euh, peut-être que, euh, encore une fois, les territoires de montagne euh, peuvent pleinement jouer leur rôle de laboratoire expérimental pour penser un futur durable. Bon, un futur durable, une gestion, enfin, permettre ce que je dirais, une vraie patrie. Une vraie Territoire patrimoine, au sens où le disait un de mes collègues qui était conservateur de musée, qui disait que le patrimoine, c'est pas quelque chose qui est figé, c'est ce qu'une génération transmet à la suivante pour que la vie continue. Et je crois que cette notion-là est extrêmement importante quand on, on, on veut réfléchir au futur. Qu'est-ce qu'on laisse aux générations suivantes pour que la vie continue Et la vie, évidemment, dans des conditions qui soient des conditions acceptables. Alors, euh, pardon, savoir retrouver des pratiques à adapter. Euh, et je crois que la question du non-gaspillage, qui était quelque chose d'extrêmement important dans les sociétés de montagne, le non-gaspillage, qui a été complètement changé avec notre société de consommation à outrance. Et actuellement, on est en train de retrouver. Alors, on trie, on jette, on fait. Mais, mais peut-être qu'avant de jeter, peut-être de non gaspiller, c'est peut-être quelque chose qui est tout à fait importante. Et j'avais l'habitude de dire quand je montrais des photos des années 60 à mes étudiants, il y avait cette photo qui peut être utilisée exactement à front renversé. On montrait une photo d'un paysan de, de Morienne. Euh, qui était devant sa maison et il y avait le long du mur des briques de bouse séchées qui étaient utilisées pour le chauffage. Évidemment, dans les années 66, si on montre ça, les gens qui regardent ça à la télévision se gossent, se moquent. Voyons, c'est l'archaïsme absolu. Et puis maintenant, on peut se dire bah, on va peut-être trouver de nouveaux moyens de chauffage et en plus d'isolation par l'extérieur. Tout à fait à la mode, si on revient à ces procédés. Évidemment, évidemment c'est une plaisanterie, mais peut-être pas que. En fait, cette notion d'interaction en nature, je l'ai parlé, mais aussi, évidemment, locale, global On ne peut pas... Ces territoires de montagne n'ont jamais été isolés. J'ai parlé de, de ces relations entre le haut et le bas, le long de la pente, entre les avant-pays et les hautes montagnes, mais évidemment, dans un ensemble beaucoup plus vaste. Et puis aujourd'hui, il a été beaucoup question de personnalités qui, euh, qui ont euh, été à l'origine, suscitées des, des, toute la matinée et cet après-midi encore, euh, qui ont été à l'origine de politiques, d'aménagements, d'éléments de, de, tout à fait importants. Évidemment, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il y ait des gens qui portent ces, 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 ces enjeux, qui réfléchissent et qui. qui mais, mais encore une fois. Euh, les solutions à penser ne sont pas à faire uniquement, comme souvent le cas en France, d'en haut vers le bas, <laughs> top-down. Je pense que si les parcs ont eu un problème au départ, c'est que c'était un peu imposé et que très souvent les populations qui avaient l'habitude de gérer les territoires avaient des idées. Et je crois que c'est aussi important de, 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 de penser que les choses ne peuvent pas se faire sans les habitants. D'autre part... Je disais en commençant aussi qu'il y a des spécificités qui sont peut-être plutôt locales, régionales, plutôt que nationales dans les territoires de montagne, et que encore une fois, euh, les solutions transnationales sont sans doute aussi intéressantes. C'est euh, ce qui avait été le cas quand j'avais travaillé un programme interreg où euh, sur les risques, les gens disaient, les, en particulier les, 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 les gens chargés de, 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 du sauvetage, enfin, de, de, de les SDIS, enfin, les pompiers, tous ceux qui... Ils disaient, bah, nous, on ne peut pas intervenir dans le, le territoire d'à côté, alors qu'on est juste à côté, ils font venir des gens très loin. Euh, parfois, c'est des solutions simples qui se heurtent à des mécanismes administratifs nationaux, alors que... Euh, souvent, euh, les solutions sont parfois à trouver aussi euh, dans les questions euh, territoriales. voilà un petit peu de, de ce que je voulais dire. Euh, j'ai dit beaucoup de généralités, beaucoup de choses euh, euh, qui euh, auraient pu étayer à chaque thème. mais, mais voilà, le temps était compté. j'ai déjà beaucoup dépassé, et je vous remercie pour votre attention. Bene, con, in parte per motivi contingenti, ma direi anche secondo me con intuizione felice degli organizzatori del convegno, ricordo ancora che sono la Fondazione Miescianù e la Fondazione Adriano Livetti in collaborazione con la Fondazione Colmaria Monblanc, il convegno internazionale, il futuro della comunità dal piano regolatorio di Adriano Livetti alle sfide del cambiamento climatico si conclude eh, con l'intervento conclusivo, l'abbiamo eh, in, collegamento, in collegamento remoto eh, de, de, del professore Giuseppe Derita che come tutti saprete oltre che insomma, conoscete benissimo il suo curriculum è anche professore della Fondazione Comagnier Blanc e lo ringraziamo per questo intervento che in, que, in, in questa maniera conclude eh, questo, questo convegno di oggi. Eh, grazie professor Derita. I lavori invece li concludo e probabilmente sentirete dalle mie parole che è un discorso, non di conclusione, ma di ulteriore eh, fuga in avanti rispetto ai discorsi della comunità e dello sviluppo di comunità. Lo sviluppo di comunità è stato un mito per la mia generazione. Tutti noi, che abbiamo cominciato a lavorare negli anni 50, siamo posti il problema di far lavorare la comunità, di far crescere la comunità, di fare auto-inchieste della comunità, di fare autodominio, autoproduzione della comunità. Tutti noi che lavoravamo nella riforma agraria del mezzogiorno, come il padre Lebret, grande eh, autore della popolazione Progresso di Paolo VI, che lavorava con i pescatori di Bretagna. Tutti noi che abbiamo lavorato sullo sviluppo negli anni 50 ci siamo trovati di fronte all'esigenza di motivare e far crescere una comunità. Ce l'abbiamo fatta, non ce l'abbiamo fatta. E oggi, che significa proporre un modello comunitario in una realtà come quella italiana e, in particolare, per le aree interne e ancora più in particolare, per le aree di montagna? Se dovessimo dire. La tradizione di allora probabilmente abbiamo poco da dire, in parte perché siamo stati, eh, eh, era un altro ciclo, eh, era un'altra cultura, in parte perché i problemi che abbiamo di fronte sono così complessi che forse bisognerebbe affrontarli in maniera diversa. Qual era il, il segreto del successo della parola comunità? Era il, la dimensione del dopoguerra che cercava comunità, che cercava l'altro, che cercava una fede nel futuro, che ha trovato in Adriano Olivetti, nelle edizioni di Comunità, un insieme di convergenze per cui fare unità significava credere allo sviluppo, credere nell'uomo, credere nella, nelle relazioni fra gli uomini, credere in uno sviluppo della dimensione umana. Per certi versi quel, quel, uh, quel nostro credere ha avuto anche successo nel senso che chi si è occupato di sviluppo negli ultimi anni con quei problemi ha avuto a che fare ma è successo anche qualche cosa che ci ha allontanato Cioè l'idea che la comunità in quanto tale sia un fattore di sviluppo. Io ritengo che invece fare comunità non significa fare automaticamente sviluppo. Fare comunità si può fare anche una comunità che non fa sviluppo, una comunità che si, si chiude in se stessa, una comunità eh, tra, rassicurata, tranquillizzata e quasi narcisa delle belle cose che ha intorno, una comunità che vive delle tradizioni culturali delle, singoli, delle singole realtà locali. Il lavoro di comunità non è così. Oggi noi siamo propensi a dire che la comunità perché è bello fare comunità. Noi avevamo l'idea che bisognava fare comunità per fare giusto, è una cosa diversa. Anche le poche esperienze che noi, Fondazione Curmeer, abbiamo fatto in questi ultimi anni per creare gruppo, per creare piccola la comunità, l'abbiamo fatta non perché a Curmeer si sta bene, c'è il Monte Bianco, c'è il clima, c'è lo sci, no, ma perché pensavamo che bisognasse. Impegnare la comunità in un processo in Se ci pensate bene, abbiamo fatto qualcosa sui eh, giovani agricoltori di vino, produttori di vino, abbiamo fatto qualcosa sui produttori di formaggio, abbiamo fatto qualcosa sui produttori e gli allevatori di, di, di formaggio caprino. Abbiamo fatto qualcosa che andasse oltre la comunità, in cui la comunità diventava un, un luogo dove si faceva sviluppo. Sì. Oggi come oggi, non solo in Italia, ma un po' per tutto, si fa comunità senza pensare allo sviluppo. E questa è probabilmente anche la sfida che abbiamo oggi, perché è inutile metterli, mettersi lì a declamare la bontà dello sviluppo comunitario, se non è sviluppo, se è soltanto comunità. Pensate all'Italia, quante città, quante realtà locali si illudono di poter restare comunità ricca perché è ricca la, la nobiltà de, dell'arte di quel luogo, perché ricca, sono ricchi musei, perché è ricca, eh, ricca la, la realtà locale. Diciamolo brutalmente. Il capitale della cultura italiana, europea, regionale o qualche altro non si fa con quel tipo di atteggiamento. Con quel tipo di atteggiamento si fa. Cultura e vita comune attraverso la cultura, e la vita comune non si fa solo non si fa trasformazione delle strutture profonde della produzione del consumo. E, e quindi il rischio che abbiamo tutti noi che diciamo di, di sviluppo comunitario è quello di cadere nella formula magica di fare comunità e non avere il motorino interno che è lo sviluppo nella politica. Nel senso di sviluppo non c'è dinamica la comunità di stelle, ma non cresce, eh, richiede avere grandi riconoscimenti turistici o di finanziamento pubblico, ma non cresce. Girate l'Italia e trovate delle bellissime realtà urbane dove in pratica se uno gli parla di sviluppo, di trasformazione economica, di utilizzo a fini. Economici del patrimonio, eccetera, eccetera, alzano le spalle e che hanno già la loro base comunitaria, che è la cultura, che è la tradizione, che è il patrimonio, che è tutto quello che hanno le spalle. La comunità, invece, nell'idea di Olivetti e nell'idea della nostra generazione, la comunità serve per crescere, serve per andare avanti, serve per trasformare, non serve per compiacersi di quello che si è stati L'identità, lo diceva Giulio Bollati, ma lo diceva anche San Paolo per certi versi, l'identità è l'identità del futuro, quello che stiamo creando con lo sforzo nostro, non, con quel, non è l'identità che abbiamo ricevuto dal passato, purtroppo invece, specie nelle, nelle città d'arte e devo dire anche in alcuni borghi di montagna, l'identità è quello che siamo stati, non quello che saremo. Allora, lo sforzo nostro, e mi sarebbe piaciuto dirlo stamattina per provocare anche qui una discussione. Adesso, a conclusione, è soltanto un modo di ricordare a tutti che abbiamo da lavorare molto più di quanto si pensi: lo sforzo da fare è uno sforzo di cultura comunitaria che crea sviluppo. Fare comunità è giusto, fare comunità è anche bello chi di noi ha fatto il lavoro di comunità in giro per l'Italia, anche nel sud anche nel Lazio anche nel centro Italia da, da Prato a, a, a Pisticci eh, sa che la comunità è un bellissimo il lavoro, da fare il lavoro di comunità è un bellissimo però sa anche che se non innesca nel lavoro di comunità un qualche, una qualche provocazione di futuro una qualche idea ma con questa ricchezza che abbiamo che cosa ci facciamo? Dove possiamo fare un passettino ulteriore? Dove possiamo creare un bene comune ulteriore rispetto a quello che abbiamo? Se non si fa questo, si fa una cosa anche bella, non c'è tutto, ma che non ha molto senso. Ecco, io avevo chiesto di, di parlare per dire queste poche cose. Eh, come conclusione non mi sembra che siano una conclusione sono soltanto un rilancio un caveat un cover. perché certe volte fa male vedere e sfruttare la parola comunità per operazioni statiche per operazioni addirittura regressive di star lì dove si sta e, e vivere al meglio senza disturbi una comunità ha bisogno di trasformare Diceva Padre Lebre che i compiti di una comunità erano tre: autocoscienza, cioè fare, avere coscienza di se stessa, autonomia, cioè saper governare la comunità, e terzo, autoproduzione, cioè saper pensare il futuro e andarci in avanti. Queste sono le cose che sono, purtroppo, per me, testimonianza di un passato lontano, anche per quello degli anni 50. Ma visto che. Giro ancora in Italia e parlo, capisco che sono ancora valide. Stamattina, tanto per dire, sono stato a tentare un lavoro di comunità in provincia di Latina, dove c'è il problema del boccabolario, dove c'è qualcosa di sempre di nero, il lavoro nero, loro, eh, lo sfruttamento, eccetera. E si è capito benissimo che l'identità esistente non basta per fare comunità. Per fare comunità bisogna avere un traguardo di tutti e sapere di avere coscienza e propulsione adatte a fare comunità. Grazie a tutti. Bene, grazie professore, raccogliamo questo rilancio e direi che possiamo chiudere i lavori. Grazie a tutti.